Signore e signori, ci siamo. È ora di Eurospin Payback. Siamo tutti pronti, il mio roster di eroe è agguerritissimo. Come per il mio SmackDown, per vincere la prestigiosa cintura Eurospin Championship. Ma che io incontri. Sono Alex Suez. Io sono Mattia di Culture Wrestling. Che incontri che avremo prima dell'importante. Mamma mia, forse più importante. Uno più bello dell'altro. Questa puntata sarà particolarmente lunga perché appunto è un pay per view. E dobbiamo sette match, sono sette match di cui una era Rumble. Quindi mettetevi comodi, prendete popcorn e preparatevi a passare una bella ora di droga, almeno è divertente. Esatto. I Pyros, infatti, nel frattempo che abbiamo messo insieme i soldi, sì, abbiamo fatto purtroppo una però si è rotto un po' lo schermo, vedi, è tutto frammentato, però lascia fa. Sono tutti qua, guarda quanta gente che abbiamo riusciti a pagare. Benvenuti in Eurospin Payback, signore e signori. Eurospin Payback. Payback. Ma quanti incontri si apre con il siamo mio. Live da Boston. Vai, Massachusetts. Quello. Ci ho preso. Sì, pronuncia nuova. Massachusetts. Niente, si inizia con il mio match, si inizia con i titoli di coppia, i Pepsi Tag Team Championship, il Patina Shield che va a sfidare i campioni, All You Can Eat. Mattia, tu che sei general manager di questo incontro, chi sono i favoriti secondo te? Il Patina Shield, in quanto io tifo loro. Sì, però mi obbliga Gucci Boy, io sono d'accordo. Ah, ok. Gucci Boy è stato toccato un altro padano. Questo volevo sapere. Era quando ho iniziato a vivere a Parma. Anche se è sotto il Po, lo sento. Il Po. Ok, ma quello che ti voglio dire è che io e Yuki Nito sono campioni per un motivo. Perché il menù a 10,90 più acqua è buono, lo so. Però. Certo, certo. Però il sashimi non è più così fresco come una volta. E il Padania Shield vuole fare un loro All You Can Eat, però a 20 euro, componente a grana padano. Va bene, molto bene. È questo che si giocano, oltre ovviamente la prestigiosa cintura di coppia. Esattamente. Finalmente, vabbè, le entrate di coppia, i titoli di coppia di Raw, finalmente siamo riusciti a vederle. Ma riusciremo a vedere tutte le cinture, che bello, tutte le entrate. Sei contento? Finalmente. No, e guarda che il Pepsi Championship l'abbiamo visto, ma solo da Shinsuke Nakamura. Non si sa. È vero, che ci sia, che ci sia la doppia coppia stasera. Chi lo sa? Tanto vediamo come al solito. Sì, caricamenti velocissimi. Mamma eccoci mia. Qua. Siamo a vediamo i loghi Eurospin. Siamo ad Eurospin Payback. In basso a destra sta entrando lo Shield. Lo sentiamo con questa musica minacciosa. A ricordare chi è che comanda. Esatto. E soprattutto chi è che ha le forme di grano padano in cantina. Esattamente. Vediamo Enzo Amore. Molto, molto convinto. Vuole questo titolo. Vuole riportarlo ed a casa d'Italia. Ed ecco Cesaro. Basta questi stranieri che ci rubano il lavoro. Esattamente. Basta. Sì. Sono convinti. C'è il cordon ring. Il logo Eurospin è spettacolare. È fantastico. La cosa più geniale che abbiamo fatto in tutta la serie. Non ho nient'altro da dire. Non, possiamo solo star zitti e vedere l'entrata dello Shield. Sì. È una cosa dura, è una cosa importante. Loro sono così, sono reali. Non sono come quegli altri due che lanciano il wasabi per terra. Esattamente. No. Loro hanno un'entrata classica, si può dire, passando in mezzo al popolo. Sì, esatto, un po' populista, diciamo. Esatto. Se potessi usare la parola. Ma adesso, signori e signori, caricamento permettendo. Esatto, eccoli qua, stanno arrivando gli All You Can Eat. Sì, sono campioni per una ragione, è vero, ma non so quanto potrà ancora durare il loro regno, anche perché a forza di sprecare wasabi per entrare, come esatto. Vedete. Tanto wasabi parecchio piccante apparentemente. Esatto, perché ricordiamo il wasabi è fatto con il sapone e con, se con le esplosioni. Però. E se anche questo fosse colpa di Jinder Mahal? Che non sia solo marocchino, dici? Esatto. Io non escludo nulla. Tra l'altro volevo farti notare che la cintura anche questa volta è singola. Quindi non so da dove uscirà la seconda. Ma perché cintura, Itami si comporta come se fosse un manager. Esatto. Fantastico. Nel caso ci sia un cambio. Da dove esce l'altra Pepsi Tag Team Championship? La devono andare a recuperare. Va bene. L'hanno lasciata al ristorante. L'hanno lasciata appesa sopra il bancone. Ma che bella cintura. Per l'arbitro effettivamente sarà un problema alzarle entrambe, venderne solo una. Intanto esatto. Vediamo Shinsuke Nakamura avvicinarsi al logo Eurospin. Lui cammina. Guarda, sì, cerca. Loro però non saranno parte del main event. Perché abbiamo 30 uomini, ricordiamo, di cui 12 attualmente parte del roster, una persona che siamo noi dentro a combattere per i nostri roster, più due nuove pick per ogni roster. Esattamente. Molto molto interessante, intanto abbiamo il logo della Pepsi.
posto, cioè, tra l'altro. Sì, che è la ragione per la quale ci permettiamo ancora i Pyros. Un po' rotta la scenografia, come vedi. Sì, ma quello non è colpa nostra, quello l'hanno trovata così. Non abbiamo avuto il modo di metterla mai posto. Più andare in Massachusetts. Infatti, a organizzare gli eventi. Mai più. Prossima volta. Ma perché i Idiotà mi stanno andando a fare amicizia con gli altri, l'hai visto? Assolutamente. Ma perché. Che sia l'inizio di un tour. La presentazione. Ti prego, fa che l'Eurospin, il logo dell'Eurospin sia lì per sempre. Bellissimo. Sì, certo che lì per sempre, è la filigrana. Non c'è mai stata una cosa così triste come questa presentazione della cintura, ma va bene. E da ora, una parte, dalla Padania, gli sfidanti, Italia. Il Padanian Shield. Un peso complessivo di circa 200 kg, è un sacco, esatto, di grana padano. Esatto, e tanta ignoranza. E polenta soprattutto. Antonio Cesaro. Antonio Cesaro. Non si chiamava Carlo Cesaro? No. E da questa campioni, parte invece i campioni. Dall'Olio Kenit di Torre Boldone. Perché Tolle Bordone? Vabbè, ovviamente siamo a nord. Portano i campioni i titoli a Shinsuke Nakamura. Tra l'altro, da dove è uscito il secondo titolo? Però vabbè, Shinsuke Nakamura, Hideo Itami. Ma quanto sono giapponesi in questa. Fortissimi. Mi cerca di rubare. Tra l'altro, l'arbitro è il tuo. Ah. Quindi l'arbitro. Ah. Vediamo se al prossimo match. Guarda che belle. Alza i titoli. Sono molto fiero di averlo creato. Molto fiero. I titoli molto. Sono in palio. E la Pepsi anche. E anche la Pepsi. E anche una fornitura di 2 mesi di lattine di Pepsi da 33 cl. E inizia il match. Primo match di questa card super super piena. Ci si giocano subito i titoli di Raw, quelli della Pepsi. E intanto vediamo un body slam. No. No, non va. Neckbreaker. Nakamura ha voglia di tenersi la cintura. Non ci sta un cazzo a lasciare che la cintura della Pepsi cada nelle mani del Padanian Shield. Potrebbe essere un grosso problema vincesse il Padanian Shield. Dopodiché anche Matteo Renzi. Perché ha detto Matteo Renzi? Perché Matteo Renzi? Matteo, forse Santino. Mi paga qualcuno. Mi pacca il PD? Chi lo sa? Chi ti pacca? Eppure però, hai fatto un bel push su Matteo Renzi. Quindi non. Nel caso arrivasse Matteo Salvini. Attenzione, intanto. Si ricorda che noi siamo lo show del Fireman Carry. Come esattamente. Perciò Dead Valley Driver. Attenzione. Vediamo se si ricorda il pugno giusto. No, non se lo ricordo. Sbaglia pugno di nuovo Cesaro. E invece no. Questa volta connette. Ci ha messo 2-3 minuti, però. Sì, assolutamente. Cesaro salva Enzo Amore, che però non salva se stesso. Non riesce a sfruttare l'occasione fornita lì da Cesaro. Front suplex. Esatto. Si becca questo front suplex. Ma attenzione, potrebbe esserci lo tag. Subito. Che c'è lo tag. Non perfetto. So quanto sia stato sveglio usare entra subito Cesaro. La propria chance, però lascia fare. Boom, bellissimo. Running uppercut. Running drop. Cesaro kick. È un fire, ragazzi. Cesaro non c'è un cazzo a perdere questo combattimento. No, assolutamente. Vogliono assolutamente i titoli di coppia. Non si hanno tante opportunità. Cesaro così. È pronto a volare. Anche perché ricordiamo che ci sono i fashion bloggers con Braun Strowman che ha battuto Roman Reigns. È veramente pericoloso. È pericoloso. È veramente sono pericolosi i fashion bloggers. Che tra l'altro non abbiamo half visto half suplex. Non abbiamo visto più di tanto durante questo mese di. Lo so, ma quel che abbiamo vinto è stato veramente devastante. Perciò io so che saranno lì pronti a capitalizzare su chiunque vincerà. Perciò Padania Shield deve sfruttare l'occasione. Esattamente. E usare il loro razzismo a loro favore. Esattamente. Running Castillo. Dal cambio a Itami. Cambio per Itami da parte di Shinsuke Nakamura. Non mi sembra la mossa più intelligente da fare. Ed io è fuori dalla Royal Rumble. Appunto. Che avremo più tardi. Appunto. Io fossi in Shinsuke Nakamura, cercherei di rimanere nel ring il più possibile per alzare le probabilità di vittoria di questo team. Ma insomma, io veramente mi farei anche squalificare. Fossi. Sì, fossi Itami. Però. Persona più il titolo, inutile però. Non esiste in questo posto. Però. Intanto continua l'offensiva di Cesaro che lo lancia contro un paletto. Potrebbe esserci una che vittoria. Che è stato rotto, tra l'altro, se notate bene. Potrebbe esserci una vittoria per count out. Ma non è ciò di cui ha bisogno Cesaro. Perché ricordiamo che si no. Ma infatti lo sta tenendo fuori. Lo sta tenendo fuori Itami. Itami allora non è scemo. Mossa intelligente. È solo giapponese. E invece no, è scemo. È scemo. Niente. Mentre attenzione, potrebbe scappare, invece no. E anche quella sarebbe un'idea, volendo. Itami però evidentemente vuole Nakamura tenere. Nakamura fomenta. Vuole tenere il titolo con Itami in con controllo. Ed è ancora fuori dalla Royal Rumble, invece no. Attenzione. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo Cesaro? È sceso. Nel frattempo ringraziamo l'Eurospin in basso a destra. Attenzione, vuole il nuovo tag, ne hanno solo due, uno per ciascuno. Sprecarlo non sarebbe stata una grandissima idea, ma l'avrebbe fatto plausibilmente. Itami in controllo, ragazzi. Vertical suplex. E invece no. Stavo per dire che Itami sta ribaltando tutti i pronostici del suo match. E hai invece no. Hai dunque mentito. E invece no. Ti voglio vedere poi con l'entrata di Salvini. Lascia fare. Non credo. Tanto non c'è il tag. Mai a metterlo. Hai capito allora.
In ogni caso, gli cammina sopra, come facciamo noi al nord quando passiamo sulle strisce pedonali. So che è una cosa che qua non è molto forte, però. No, assolutamente no. Attenzione, di nuovo. È quella mossa che va tanto forte a SmackDown. Esatto. 8, 9, 10, 10 volte. Strappiamo pagine dalle l'una da liscio dell'altra. Riesci a dirmi cosa stanno gridando a Enzo Amore? Aglio in due. Aglio in due, grazie. Aglio in due. Quindi è una ricetta come al solito. Sì, suppongo che sia un coro non per il Padania Shield, ma bensì per gli All You Can Eat. Ma dove probabilmente gli stanno dicendo di mettere più aglio nei loro ravioli. Due porzioni. Due porzioni. Aglio in due. Eh sì. Cosa sta facendo Enzo? Per me prova la sua finisher, eh. L'ha già fallita in passato, ma la può fallire ancora. Eh sì. Lo vuole in piedi. La potrebbe fallire ancora, però. È la sua DDT. Sì, la fa. L'ha fatta. Non l'ha preso mai, ma è giusta. L'arbitro. Non capisco. L'arbitro è confuso. Vale. Allora? No. Non lo fa. Ma sai che questa mossa è buggatissima? Non funziona mai. Ho notato. Sarebbe. Però l'ha preso, dai, dai, provare a schienarlo. Sì, l'ha preso. In defeat. E niente. In defeat. È fatta. Forza, abbiamo dei nuovi campioni tag. Uno. Due, no. Shinsuke Nakamura è veloce. Ma Cesaro ci ha messo tre quarti d'ora. Lo so, ma quando lavori in un All You Can Eat devi essere veloce a fare i piatti. A servire. E Shinsuke lo sa. Shinsuke lo sa. Attenzione, nel frattempo ringraziamo l'Eurospin. Ricordiamoci che il ristorante di Shinsuke Nakamura e Hideo Itami si fornisce soltanto da Eurospin. La ragione per la quale potrebbe rischiare di chiudere, ma attenzione. Hideo Itami se invoca la sente. Idei. Se la sente anche troppo, attenzione. Niente più aglio in due. Prova il comeback, Itami. Sente la giapponesità scorrergli tra le vene. Mamma mia, Itami. Quanto sushi. Itami ce l'ha. Itami ce l'ha. È fatta. Il Sushi Club. Un nuovo attacco. Sushi Club. Che era il nome originale, originario. Oh, Luke Nitt è veramente un nome intelligente. Ogni tanto mi sorprendo dalla mia intelligenza e dalla mia bellezza, inoltre. Vabbè. Ci ho detto, meno continuiamo male che, con l'azione. Meno male che stiamo facendo tipo Jalapas, così nessuno ci vede. Attenzione. Running Dropkick che fa sanguinare per qualche ragione ignota. Enzo si è aperto, ragazzi. E inizia a gomitarlo in the face. Giusto sulla ferita. Giusto per aprire l'acqua. Dai, esatto. Cesaro, intanto. Si inizia a attaccarsi un po' a tutto perché sta scomodo, evidentemente. Cosa sta facendo? Cosa? Credo abbia uno spasmo. Gli ha preso un colpo ad Enzo. Forearm. Gli ha preso un colpo a Enzo Amore. Cerca il tag, Itami. Itami è da tanto tempo nel ring, potrebbe essere svantaggioso. Itami è svantaggioso anche se è appena entrato nel ring. Può darsi. Secondo me Nakamura sta facendo un handicap match 2 contro 1. Solo che ancora non. Però anzi, 1.5 contro 2, per quanto mi riguarda. Almeno Itami è carne da macello. Mezzo uomo. Esatto. GTS, attenzione alla finisher. E che si appropria da dove, cazzo la tira fuori? Però è troppo vicino alle corde. Sì, la break. Rob break. Itami, testa di cazzo, sta dicendo Nakamura, che ne approfitta. Ricordiamo che l'uomo legale è Itami. Che è stato preso appena ora a pugni da Cesaro. Esatto. Persona del cazzo inutile. Aia. Sta sfociando tutto nell'anarchia. Sì, ma è proprio. Cesaro picchia Itami. Proprio adesso potrebbe finire il match in mezzo. Oh, 1, 2, 3, la gamba è in alto. Ma sulla corda, rope break. Le corde dove i campioni di coppia. Avrebbe senso. Comunque. Prova la chiusura. Bel match di Itami, posso dirlo. Sì, però anche meno. Cosa sta facendo? Dal cambio. Dal tag. È la cosa più saggia che abbia fatto per tutto il match. Calcio ancora al braccio. Non si sa perché si accaniscano sulle braccia e sulle gambe come se le usassero. Attenzione. E arm breaker. Perfetto. Cesaro non entra da un po'. Ma perché sta pensando a Va Pensiero. Ok. Al karaoke di Va Pensiero. Al karaoke di Va Pensiero. Attenzione, due schiaffoni. Al karaoke che giustamente fanno. E è finita. Il defeat? È finita, è finita, è finita. Lo schiena? Attenzione. È andato, è andato. Sì, ma l'arbitro è distratto. Attenzione. È finita. Uno. Due. Così vicini a dei nuovi campioni quasi, di coppia. Quasi, bella, bella. Ho sentito tutta la Padania in gridare un forte pota. Enzo però se la sente. Forse anche un po' troppo, eh. Esatto. Enzo Amore torna all'attacco. Ricordiamo che ha appena usato la sua finisher e per le leggi del wrestling non la potrà utilizzare per un po'. Esatto. Ricordiamo che l'uomo legale è sempre Enzo Amore e Shinsuke Nakamura. Il sangue. Cesaro si è buggato. Potrebbe essere la fine perché Cesaro non riesce a uscire. Sì, lo è, no. Ok, è uscito. Un po' con la disperazione. Meno male. Si pinna. Uno. Uno.
2. Ma è più veloce Cesaro che partiva fuori al ring, è più comodo. Nakamura dalla frustrazione inizia a picchiare Cesaro. No, guarda, si sono guarda le gambe. Bancatissimi. Madonna, è la corda. Serrot. Guarda, ci grande fratello. Ci manca soltanto che Cesaro venisse sparato su tipo fionda. Si è rotto. Però adesso Cesaro è per terra, potrebbe capitalizzare Nakamura su Enzo Amore. Apparentemente no. No, Cesaro è tornato su. Ok, lo Shield ha ancora una possibilità. Va con la sua special. Sì, sì, sì. Chiamerà la Kinshasa, no, va direttamente per il pin, giustamente. Ecco. Vediamo se Itami può salvare. No, non va. Itami ha il compito di salvare questo pin da Cesaro. Prende bella suplex. Lo butta fuori. Attenzione, ricordiamo che ha ancora la finisher. Spoiler. Esatto. Unbreaker. Kinshasa e Cesaro è fuori, per terra, fuori dal ring. Tutti vogliono la Kinshasa. Ma perde tempo. Ma se la sente, è sicuro di poter vincere contro Enzo Amore. Lo reputa un avversario in onore, se, probabilmente. Non capisco cosa suplex stia cercando di fare Nakamura. Dovrebbe capitalizzare, effettivamente. Continua e dà il cambio al compagno. Non capisco proprio ora che non ce la finisce. Non farlo, l'ha fatto. L'ha fatto. Però c'è una bella alchimia tra i due, sai? Sì, ma Itami se la sente anche un po' troppo. Ricordiamo quanti pugni ha dato Cesaro di fronte. Mamma mia. Calcetto sulla gamba. Infatti Enzo, oh no, è fuori dalla eliminato dalla Royal Rumble. Riuscisse Enzo a dare il cambio, sarebbe tutto finito. Lo chiama su. Perché? Che cosa ha intenzione di fare? No, vuole correre. Vuole correre. No, no. Cosa sta succedendo? Signore, si è buggato tutto. Si è rotto tutto. Si è rotto Ideo. Questo videogioco è fantastico. Anche quando lo gioca al PC. Questo sport è fantastico. L'arbitro intanto sta contando. Ricordiamo che perché non cambiano mai i titoli in caso perché di mai, count out. Mai. Ricordiamo che i titoli possono cambiare soltanto in caso di sconfitta per schienamento o sottomissione. Non per squalifica o count out. Un calcio. Un altro calcio. Un altro calcio. Enzo è per terra, c'è lo schienamento. Potrebbe essere fino 1, 2 e 3. Chi l'avrebbe mai detto? Ideo e Tami schiena Enzo Amore e gli All You Can Eat mantengono le cinture. Ora la domanda è: perché Cesaro non è intervenuto in aiuto del suo compagno? Che sia l'inizio di un turn? Che sia l'inizio della fine? Che sia l'inizio tanto della fine? Tanto vediamo come ha iniziato a sanguinare. Chiaramente il sangue dà il calcio al petto, logicamente. GTS. Esatto. General Manager, Man of the Match. Ma che Ideo e Tami? Ideo e Tami? Ideo e Tami. Lo vogliamo mettere agli atti? Anche l'arbitro di colore non sarebbe male, però i Ideo e Tami sì. E l'arbitro è sempre lui tanto. E certo. Prossimo pay per view l'arbitro è il mio, te lo dico. Ma non lo so come funzionano le cose. Penso che ce lo faccio scegliere. Guarda, sono ancora campioni. Non ci può credere. Non ci credono mai. Sì, sì, datemi la Pepsi. E vai, altra Pepsi. Hanno per il negozio. E la vai, Pepsi. Esatto. E così per altri due mesi il loro negozio, il senso del loro ristorante, può campare. Esatto. Quaranto sofferisce. Oh, e vai! È bellissimo vederli così. Ma ti è veramente una gioia al cuore vedere gli All You Can Eat. Ma verranno presi i provvedimenti. Io logicamente devo far finta di essere d'accordo, ma sai che ero dalla parte del Palaniascino. Hanno visto lentamente. Per questo verranno licenziati, possibilmente, ma devo fare un paio di chiamate. Ci può stare, ci può stare. Comunque, con questo passiamo al prossimo match, che dovrebbe essere il match per ora il ci sono femminile. Due match tuoi. Perfetto. Waifu Championship scritto Waifu Championship. Questo è il match per il Waifu Championship. Il buon Beppe probabilmente dovrà vederselo da casa, perché non è stato chiamato per... non lo so, guarda. Io spero. Magari essendo un match di SmackDown. Non so, non so. C'è il buon Peppe. Io non so, io l'ho chiamato, ma non rispondeva. No, il nostro chairman ha detto che era meglio lasciarlo a casa visto gli ultimi eventi. Andatevi a rivedere l'ultimo SmackDown per vedere cosa è successo. Io non so, guarda, magari è riuscito a farcela all'ultimo secondo. Guarda, io lo spero vivamente, perché se lo merita. Non ti so me. Dire. Tanto assistiamo all'entrata della sfidante Alex. The following contest is scheduled for... Va bene. Non posso mandare avanti. Ti perdi il meglio. Perdi sempre il meglio. Ed ecco la sfidante. Ecco qui, la sfidante Alexa Bliss. Parlaci un po' di lei, di queste due personalità che vediamo confrontarsi in questo ring. No, puoi anche non parlarci, va bene, ok. No, ci stavo pensando. Ok, allora ti ripongo la domanda. Vai. Secondo il tuo parere intellettuale,
da persona conoscitrice di mondi e di società. Esatto. Questo essere umano, gli hanno creato qualcosa, l'ho sentito di nuovo. Di nuovo. Sì. Avegna. Stavolta ho sentito pure. Dal punto di vista sociale, come può compiere il suo destino umano questo splendido personaggio ed essere vivente? Quale può essere la chiave di svolta di questo match per questo essere? Che me l'ha data prima di cominciare, quindi, quindi parte, quindi parte avvantaggiata. Però anche Becky Lynch l'ha fatto la settimana scorsa. E ora bisogna vedere cosa conta di più. Esattamente. Quindi si deciderà tutto nel ring. Io spero che Peppe sia pronto. Se non ci se non c'è arbitro, sta arrivando, mi sa. Se non ci dovesse essere io Peppe, non vedo arbitro. Io non vedo arbitro. Ma non è che è un Extreme Rules False Count Anywhere? Io non vedo e l'arbitro. E non ce ne siamo accorti? No. No. Pensa quanto possiamo io non essere vedo stronzi. L'arbitro vuol dire che sta ancora arrivando, che si stia cambiando Peppe, che stia venendo, che ne sai? Che stia venendo è più plausibile. Ringraziamo l'Eurospin in basso a destra, adesso entra la campionessa, la waifu per eccellenza, l'unica personaggio e personaggio che abbiamo ha sempre titolo. Visto entrare con il titolo con a differenza fierezza. Di Xavier Woods che non gliene frega un cazzo. Esatto. Dell'essere Roma Championship. Attenzione, vediamo di nuovo Becky Lynch. Ecco, Jinder Mahal che si prepara al match col fumo. Grande marocchino pakistano. Pakistan, è diventato pakistano. È diventato pakistano. Ha turnato Pakistan. Oh, 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 un po' oh. Come Rusev che dalla Russia ha turnato Bulgaria. Di nuovo, tra l'altro, esatto. Bulgaria, Russia e Bulgaria. E ricordiamo sempre: non fate l'amore, fate le corna. Esatto. Come la ragazza, come l'ex ragazza di Dio. La mia vita è fantastica. Ok. General Manager di Raw, pronostico. Ah, io posso, certo. Certo. Credo nonostante la vittoria di Alexa Bliss nell'ultimo SmackDown, credo manterrà il titolo la Waifu Champion, perché ci tiene così tanto, lo porta sempre addosso a sé. Io lo spero vivamente. E se non lo mantiene, oh mio Dio, oh Dio santo, do it forever. No. No. Non fatelo. Ok, adesso le presentazioni. Per il Waifu Champion, la sfidante Alexa Bliss, la signorina pesando 12 kg e mezzo da bagnata, la signorina culo di biscotto, come intanto la chiamano nella vita vera. Ci è arrivata una cosa. Sì. Ok, l'arbitro stava entrando nell'arena cercando di sfondare con la macchina dentro al cancello, ma è stato bloccato dalla polizia. Porca troia. Peppe, quindi rimane il nostro arbitro nero. Cazzo. Ma di Peppe cosa ne è stato? È in consegna alla polizia, ti faccio sapere quando arrivano nuovi. Porca puttana. Attenzione ragazzi, il prossimo SmackDown l'arbitro potrebbe non essere Peppe. No, ma considerando il fatto sono che confidente è stato, che riuscirà con considerando il fatto che è stato arrestato. Ma sì. Sì? Ok, ha sfondato proprio il cancello, cioè ha sfondato il cancello dell'arena, è entrato fino dentro gli spogliatoi. Sfortunatamente non è riuscito ad andare oltre. Porca troia. Però buono lo sforzo, si deve essere ubriacato di nuovo. Comunque partiamo. E si è perso il match che gli interessava. Io non so sì. La serietà di questo show oramai, attenzione, tanto subito un down drag da parte di Alexa Bliss. Mamma mia, se solo Peppe ci fosse per vedere tutto questo. Un calf kick dritto al volto di Alexa Bliss che si contorce per terra mentre viene raccolta dal suolo da Becky Lynch. Secondo me è un match abbastanza equilibrato perché Becky Lynch ha tante qualità, ma Alexa Bliss questo lo facevo sempre su Tekken. Alexa Bliss ne ha tante altre. Secondo me la chiave di svolta sarà l'arbitro a questo punto. Non sono abituate nessuna delle due. E lui non mi sembra molto convinto. Cioè non è interessato a questa storia. Esatto. Lui è interessato alle storie di razzismo. Non è come Peppe che è fissato con e ci tiene. È pignolo quando va a arbitrare gli incontri femminili. E tocca dove può, e tocca un po' dove può. Guardate l'ultimo SmackDown per rivedere gli eventi. Strano che nessuno l'abbia denunziato ancora. Sono però è in consegna alla polizia, quindi probabilmente come fatto. Esatto. Cioè, tanto Becky Lynch riposa in una maniera piuttosto non comoda. Innaturale, però. Vabbè. Innaturale, tu sei dell'East. Esatto. Tanto ci hanno rotto anche un po' il mini tron lì in basso. Vedi, c'è scritto Payback tutto unito. Sì. Poi però c'è stato un problema anche lì. Hai sentito anche tu uno? C'è ancora il simbolo da WWE come l'anno scorso. Ah, non c'è niente. Stolti. Regà. Comunque, commentate. Che sta succedendo? Commentate con hashtag Euroship. No, cos'è? Cosa? Euroship. Eurochip. No, Euroship. Con hashtag Eurospin Payback. Eurospin Payback. Ecco, ritornato il logo della Eurospin. Grazie. Esatto, grazie Eurospin. A donarci momenti unici. Mi raccomando, fatelo trendare su tutto Twitter. Hashtag Eurospin
Allora, Eurospin Championship? No, sì, anche, ma Eurospin Payback. Eurospin Payback. Ma oggi non riesco a parlare, che è una qualità non che non è realmente non molto importante. Amico mio, non intanto ho visto un po' la ricrescita di Becky Lynch, di Alexa Bliss, che sia un problema fuori dalla Royal Quindi Rumble. Quindi non è del tutto roscia, non è del tutto bionda, secondo te? Apparentemente no, ma non solo, è anche stata eliminata dalla Royal Rumble Becky Lynch. Cazzo. Che sia un problema a lungo termine per il tuo roster, chi lo sa. Speriamo. Vediamo stasera un sacco di match, un sacco di titoli in palio. Ricordiamoci la Royal Rumble, la carriera di Shane McMahon. Ma la S Roma Championship, ma soprattutto la Royal Rumble, valida per l'Eurospin Championship. Un titolo che verrà difeso a ogni payback una esatto, volta all'anno. Una volta all'anno. Perciò uno potrà dire, sono campione per 365 giorni, è comodo. Quindi vuol è dire. Sicuro di essere campione. Per un anno. Esatto. L'unica Royal Rumble che ti dà un titolo, fantastico. Tanto pensa, pugni alla schiena. Pensa che prima di noi non c'era questa cosa. Per farti capire. Quando ci era lui. McMahon. Ma poi ora arrivano i due ordini dall'alto e Gucci. Aia, hai visto com'è rimbalzata? Dio santo, è rimbalzata malissimo. Mamma mia. Questo è un infortunio a lungo termine comunque. Back DDT. Reverse DDT. Reverse DDT. Non riesco a parlare, è incredibile. Tranquillo. E va con le ginocchia a ricoprire il corpo dell'avversario. È finita. Chiama la DDT. Chiama la DDT. Che avremo una nuova campionessa. L'avremo una nuova campionessa. Potrebbe essere la fine. Potrebbe essere. Le è entrata. L'ha fatta. Le è entrata in che senso? Proprio come Xavier Woods. Proprio come Xavier Woods su Page. La copre. Oggi la disessia è importante. Ma uno, due. No, ci tiene troppo quel titolo. Quel titolo è parte del suo DNA. Becky Lynch ci tiene parecchio al suo titolo. Se andate a vedere sul suo Instagram, potete vedere le foto con Waifu Championship. Piccolo frame delle foto con Waifu Championship. Attenzione. Continua l'attacco di Alexa Bliss dritto alla fertilità. Probabilmente questo colpo all'utero. Avete visto, l'arbitro non si è neanche scomposto quando è andato contro Alexa Bliss. Esattamente. Fosse stato Peppe. Mamma la spear mia. Devastante di Peppe. Esatto, di Peppe. O la spine buster direttamente. L'altro chi è? Sì, sì, entra. Ciao a tutti ragazzi, Fabio. Io... Ciao Beppe, sei tornato. Vieni qua con noi. Mi hai detto che commentavo Fabio. Vieni qua Beppe, voglio rivederlo Fabio. Beppe, dopo, non ti preoccupare. Stai qua seduto, fai silenzio. No, Bruno. Va bene Beppe, stai calmo. Secondo me Messi non è così forte, Fabio. Va bene, ma c'è la disarmer, Beppe. Vabbè, ma poi ci pensiamo a Messi. Non è così forte, Fabio. Ma lascia fare. Voglio rivederla, Fabio. Sembrava la disarmer, invece no, l'ha solo svitato un braccio. Cosa ne pensi di queste due ragazze, Beppe? Per me questo comeback non porterà da nessuna parte, Fabio. Sei sicuro? Quindi tu stai difendendo Alexa Bliss? Non lo vedo meglio, Fabio. La vedi meglio? Sì, la voglio rivedere, Fabio. La rivedrai più volte. Ma intanto Exploder Suplex di Becky Lynch. Quando facevo il difensore all'Inter, Fabio, ho vinto a 18 anni la Coppa del Mondo, Fabio. Va bene. Ma poi tu ti chiami Fabio, Fabio. No, mi chiamo Alex. Ho sbagliato stanza, scusate, esco. Ma come esci? Ciao, Fabio. Dua, oh. Ci ha rotto il cazzo tutto il mese questo, se ne va. Oh. Ciao, Fabio. Oh. Fabio. Oh. È andato via. E niente. E nel frattempo Alexa Bliss. Cosa mi sono perso? Dove eri? Andare al bagno? No, mi ero girato un attimo, veramente. Che cazzo, tu sempre a guardare quel cazzo di cellulare. È arrivato Beppe Bergomi. Oddio, ancora? Sì. Madonna. Si è drogato un pochino, secondo me. Ha detto di aver sbagliato stanza. Speriamo di vederlo. Ma cosa è successo intanto? E nel frattempo niente. Alexa Bliss in controllo con con una bella finisher. Ma poi, attenzione, l'arbitro già sta contando. Ha preso una bella exploder suplex e adesso sono fuori dal ring. Probabilmente Becky Lynch potrebbe mantenere il titolo per count out. Speriamo a questo punto. Non lo so. Alexa Bliss non è realmente ciò che vogliamo vedere. Alexa Bliss non mi sembra convinta di quello che sta facendo. Siamo arrivati a 6. Neanche secondo me. No, forse ora le butta dentro. No, Jawbreaker. Siamo a 7. Nessuno sembra accennare il rientro. 8. 8. Attenzione. La ributta dentro. 9. 9. Oh. Ma la... Lo vuole vincere onestamente. Come nel migliore di fondazione. Attenzione. Uno. Non va. Uno e mezzo. Va bene. Manca solo un secondo e mezzo. Manca solo il 50% per vincere questo match. Intanto vediamo benissimo le ricrescite dei capelli delle ragazze. Sì. Che è loro forte. Dubito seriamente che Becky Lynch abbia quel colore naturale di capelli. Intanto un altro esplode sul Lex. È tipo la terza. Ma resta giù. Ma resta giù. Le è caduta una gamba in faccia. Sono morte entrambe. Può schienarla con un braccio. Ma è vicino alle corde. Sì. È vicino alle corde. Ma l'arbitro non lo vede. Uno. Due. Quasi. Bellissimo pinfall. Peccato. Bellissimo. Mi è piaciuto. Tentativo di pin molto bello. Va per la disarmer adesso. È già finita. Ma secondo te
È già finita. È finita, Disarmer. Non ma potrebbe andare bene, non ha attaccato molto le braccia delle avversarie. Lo so, ma abbiamo visto già Kurt Angle vincere con una mossa alla gamba dopo non aver fatto niente. Ma era Kurt Angle. Deve resistere ancora poco, deve resistere ancora poco. E ce la fa. Ha resistito. Perché ha mollato veramente Becky Lynch? Non ho idea. Non lo so se l'è sentita di mollarla, ma... Di mollarla. Oh, di nuovo. Continua con la special. Alex Bliss. E ora forse va... No. Va solo per vantarsela. Però lei c'ha la finisher dal paletto. Anche, sì. Ma cosa sta aspettando? In questo videogioco tendono a non farla, se ne hanno una per terra. Ah, ok. È fantastico. E infatti di nuovo la DDT. Se la sposta dalle corde è fatta, Se la sposta dalle corde è vinta. Attenzione. La sposta dalle corde. Però sta perdendo tempo, finita. Perde tempo. Potrebbe essere finita, attenzione. Abbiamo una nuova campionessa? Uno, due. Tre. Alexa Bliss è la nuova waifu champion. Ed è il primo titolo che cambia. È il primo titolo che cambia. Euroskin Payback. Quante emozioni. Che match lungo, che match particolare. Ma bello. Ci ha provato Becky Lynch, però ha combattuto come una leonessa. Ma non è detto a un certo punto non è più questione di cuore, bensì di culo. Ma non è detto che... Ma vuoi per caso dire, stai per caso dicendo che ci vedi del culo in queste ragazze? Oh, mister. Comunque, non è detto che Becky Lynch non eserciti la sua clausola di rematch, perché ovviamente la campionessa ci teneva a questo video. La vedo un po' disperata. Ma abbiamo una nuova campionessa. E vediamola a festeggiare col titolo, magari se... Se la mia PlayStation dice, eccolo qua. Oh, sì, è felice, gliela ha strappato, è così rosa, è così cuori. Felicissimo. Signore e signori, Alexa Bliss è la nuova waifu di SmackDown Live. E tutti dovete accettarlo. Esatto. Per com'è. Poteva andare peggio. Poteva essere Nia Jax. James Ellsworth. Visto il passato recente. In ogni caso, passiamo al prossimo match. È ancora. Ma sta ancora. Sì, ma rimarrà ancora per 20-30 minuti. Ma lasciala fare. Ma non ti dico. Tanto è comunque un bel vedere. Guarda, mo si fa tutti i paletti. Ma parliamo in ogni senso. Ma parliamo un po' di. Proprio come Xavier Woods. Prossimo match. Tanto match straordinario. Match straordinario? Sì. Ci sta. Prossimo match. È ancora tuo. Ancora mio. È molto importante visto quanto abbiamo visto nelle scorse settimane. Monster Championship Usos 2.0 contro i Supes dotati. I super dotati potrebbero finalmente dimostrare che non solo conta come lo usi, ma quanto è lungo. Esatto. O contrario. Esatto. Mon frère. Ricordiamo la differenza di peso, ricordiamo quello che è successo. E soprattutto la differenza di lunghezza, oserei dire. Esatto. Perché... Ricordiamo James Ellsworth super agguerrito contro Big Show. Dopo essere stato espulso la settimana prima da ringside. Esatto. Con lo stesso Big Show. Esatto. È stata una grande, lunghissima storia che sta venendo verso il suo forse naturale culmine. Ma non è detto che dopo questa rivalità i quattro decidano di smettere. Oddio, allora devo bere. O di appianare le loro emergenze. Cosa stai bevendo? Rum e pera. No. E te? Sì, vabbè. Comunque questo scotch è fantastico. Volevo ringraziare Glenn Grant per tutto quello che ci dona ogni giorno. Attenzione, stanno entrando gli sfidanti. Gli Usos 2.0. Ancora Jimmy Uso non si è accorto che quello non è Jay, bensì James Uso. Ma soprattutto James Uso ancora non si è reso conto che potrebbe essere Jimmy come Jay, l'altro. Esatto. Perché tanto sono uguali. Non è particolarmente samoano. Non è particolarmente samoano, ma sarà il nuovo campione di coppia SmackDown. Io lo spero sinceramente, se lo meritano entrambi. Ma credo che Monster non sarebbe meglio nessun altro che i super dotati, sono dei mostri. Sì, ma i super dotati diciamo che hanno avuto vita un po' troppo facile. Perché appunto il loro peso e il loro, diciamo, percorso fino qui è stato costellato da vittorie appunto per il loro peso, per la differenza di peso con i loro avversari che erano appunto gli Usos 2.0. Nel frattempo, mentre un James Ellsworth che pesa 45 kg bagnato ha dato filo da torcere a Big Show. A me non mi risulta, però l'hanno messo nello stesso ring, però a me risulta fortissimo. Tanto ricordiamo che KFC altro sponsor insieme a Sneakers, guarda quanto si vantano. Well, it's a Big Show. Eccoli qua i super dotati. Super dotati dei veri monster secondo alcune categorie di YouPorn. Esatto. Però con il titolo
di coppia di SmackDown. Guarda, io so che tu non ti vuoi mai, tu sei un GM buono, non ti vuoi mischiare nelle faccende dei tuoi lottatori. Io invece ho avuto l'occasione di parlare con loro, sono i cattivi della storia, perciò li apprezzo maggiormente. Intanto vediamo come al solito Big Show ricordare quanto Big atletico sta, perché Big Show è il personaggio agile sì del gruppo, anzi del match forse dire. Esatto. E gli ho chiesto come si sono preparati a questo match e mi fa: facendo la cosa che sappiamo far meglio e in quanto super dotati è scrivere il nostro numero nei bagni dell'autogrill. Abbiamo girato tutta Italia, tutti gli autogrill hanno fatto il tour italiano degli autogrill. Guarda che bellezza, attenzione, Monster Energy, Big Cass. È vero. Ma perché questa è la targa di Big Cass, l'altra è gialla. Ah, guarda che bello, mamma mia. Attenzione, prima gli sfidanti, ti lascio a te. Jimmy Uso, uno dei fratelli Uso, dei primi del primo tag team, e James Uso. E James Uso, anzi James Ellsworth, naturalizzato Uso. Certo. Gli sfidanti, gli Usos 2.0. Attenzione, infatti vediamo uno e due. Esatto. Uno alza un braccio, l'altro alza il braccio numero due. Cioè due braccia. E i campioni, impassibile, Big Cass, detto Cassone per gli amici, e Big Show, detto Showne per gli amici. Showne. Sono i campioni Monster, nonché tag team champions di SmackDown, che sono i Sux dotati. Olè! Ricordiamo che potete trovarli chiaramente solamente qui sul porn. Big Guy Destroys Little Beach o negli autogrill. Soprattutto negli autogrill. Ricordiamo inoltre che questo è un match per Carmella. Il vincitore, ah certo, il vincitore, i vincitori non solo prenderanno le cinture, ma dovranno anche spartire Carmella. Perché questo c'è compreso l'attuale fidanzato di Carmella, che è Cassone, contro l'ex, si può dire, fidanzato di Carmella, che è James Ellsworth. In qualche modo qualcuno ne uscirà con metà Carmella, esatto, metà per coppia. L'unico che ci perde in questo match veramente è Colin Cass di Big Cass, in quanto perderà comunque almeno metà della sua ragazza. Esatto. In ogni caso. E Jimmy Uso, che non può perché è sposato. Però lo deve accettare obbligatoriamente, deve accettare. È di contratto. La Usa, non lo so, per pulire casa. La Uso. La però, Uso, porca puttana. Dubbing. TJP non ora. Comunque, intanto vediamo la Fisherman Carry. Fireman Carry, quella. Fireman Carry in caduta Samoan Drop, per l'appunto. E subito una sottomissione. Potrebbe già essere la fine per una variazione dotati di Camel Clutch, dritta, chinlock volendo, dritta sul collo, per l'appunto, sulla gola di uno dei più grandi super dotati di questo show. Mamma mia. Ma il fratello Uso stasera se la sente, Mattia? Ma non lo so, perché dall'altra parte abbiamo un arbitro nero e i due contendenti di peso, logicamente, come l'arbitro nero, condividono una grande, grande dote. Esatto. Il cavalletto anteriore. Comunque, tag, entra Big Show. Ma sono già rodati, li vedo già pronti. No, ma hanno avuto un'alchimia immediata, appunto per la prima parte del loro cognome, Big Cass e Big Show. Ah, che dici che è un cognome in realtà? Esatto. Quindi loro sono i signori Big. Sono fratelli. No, fratelli. I Big dotati. No, sono i Sux dotati o i Super dotati. Come preferite. Subito Running Power Slam. O anche su moltiplicazione dotati, tra l'altro. Anche. Volendo. Su potenza dotati. Oh, su incognita dotati. Esatto. Ognuno la può vedere come desidera. Esatto. Scrivetelo nei commenti come chiamate questo tag team. Scritto come si pronuncia. Esatto. Composto da Big Show e Big Cass, detto Showne e Cassone. Parlando di Carmella, ricordiamo che Carmella ha molte cose in comune con il genere femminile, tra cui è annoverata Paige, che è stata fatta. Esatto. Da Xavier Woods. E da Big E. Che vedremo poi entrambi. Dopo questo pay-per-view controlleremo se questa tua informazione è corretta. Ti mi ricordavo lui e Brad Maddox. Ti posso assicurare che è corretta. Posso dire altrimenti, ma anche perché comunque stai Big parlando Show, Big Cass e Big E. Big E. Lo voglio. Prossimo trade te lo chiedo. Mai. Non mi avrete mai l'authority. Authority. Stasera è molto occupata. È parecchio parecchio occupata l'authority. Dove lo sta portando? Tra l'altro mi vogliono arrivata forse mantenere il titolo, sì, così. Sì, inoltre mi è arrivata la comunicazione che Big E non sarà accompagnato dai suoi compagni perché saranno occupati nella Royal Rumble. Abbiamo già due dei nomi, cioè R-Truth e TJP. Ma attenzione, rientra dentro James Ellsworth, forse mossa non saggia. No, perché Big Show è un deficiente. Il tag per Jimmy Uso. Vediamo ancora Big Show, che non so bene cosa c'è cazzo di fare. Jimmy Uso con questo roundhouse kick, qualsiasi cosa fosse, è uscita male.
Cosa sta succedendo? Irish Whip, prova a abbassare le corde, hai capito? Mamma mia, c'è subito l'alchimia. Ci ha provato, scusimi. Questi due combattono a memoria, Mattia. James Ellsworth e Jimmy Uso. Ma non ce l'hanno grosso. James e Jimmy Uso. Non ce l'hanno grosso, ma lo sanno usare bene, secondo me. È ingiusto. Attenzione. Io ce l'ho grosso. Diceva il nostro chairman. E ho trovato la team song per i Sux dotati, tra l'altro. Ridendo e scherzando. Grazie. Tanto c'è il tag. Lo tiene all'angolo, nonostante sia molto più grosso. Cosa succede? Uno splash. Madonna. Uso. Non penso sia stato uno splash, sembra più un Superman punch. No, era uno splash all'angolo, tipo uno Stinger splash. Mentre... cosa simile. Intanto continua l'azione. No, sgambettato James. Mamma Ellsworth. Mia, James Ellsworth è on fire, ragazzi. Ah, provato a dare lo James tag. Ellsworth contro Big Show. Ha vinto Big Show più volte, ma appunto solo perché è più grande di James Ellsworth. Il più dotato, se vogliamo. Che ricordiamo dire. Pesa 46 kg bagnato. Mentre Big Show ne pesa 390 asciutto e svestito. Mentre quando è bagnato, cioè quando vincerà Carmella, sfiora la tonnellata. Comunque. Si sa che bagna, che Carmella bagna. Mamma mia quanto bagna Carmella. Che tra bagnare. L'altro Carmella ancora non l'abbiamo vista perché è nel roster di Raw. È colpa di Daniel Shield. Però tranquilla che non viene da te. Cioè, va da loro per gli autogrill, nei bagni, fanno quello che devono. Attenzione, fare. Attenzione, un tag per Cassone. Sì, è stato un po' scomodo, prova un claymore kick, ma non funziona. Super kick. Kick dritto in ta faccia. Bene così. E il compagno dei non nuovi c'è. Campioni. Uno, due. No, non ci peccato, sta. Peccato. Hai visto che è riuscito a uscire dal pin con il solo ausilio del pene? Ci credo. Un sux dotato. Un sux dotato. Fammi prendere un po' di. Di barbo. Me dai un goccio poi. Che... no, il barbo non l'ho bevuto l'altra puntata. Mi sembrava scorretto bere sempre. Attenzione, uso splash. Faccia Biccio. Uno, due, tre. Abbiamo dei nuovi campioni di coppia. Usos 2.0. A questo punto mi devo chiedere una cosa. Doveva andare così. Devo chiedere una cosa. Dammi. Devo chiederti una cosa, il fatto che settimana scorsa Big Cass abbia esitato nel salvare Big Show è contato durante questo match nel quale Big Show non ha salvato Big Cass? Secondo me potrebbe essere l'inizio della fine dei super dotati. Questo tag team credo che abbia detto lo stesso del match precedente. Esatto, però... che splash lungo tra l'altro. Mamma mia. Si era anche girato, l'ha provato a scappare. Buggatissimo, vabbè. C'è il James Ellsworth è campione Monster. James Ellsworth è campione Monster. O James Uso, se volete. James Uso. Tanto la telecamera, grazie cameraman, sei un fenomeno. Ma vediamoli festeggiare i due nuovi campioni tag team della divisione di SmackDown. Intanto vedete. Attenzione. Avete visto James Uso e Jimmy James Uso cosa ha fatto? Ha cercato Carmella nel pubblico, esatto. Perché ricordiamo, ora si spartiranno anche Carmella. Ovviamente James Ellsworth ci scoperà mentre Jimmy Uso la utilizzerà per pulirgli casa. O come si dice da noi, per spicciaglie casa. Guardate. Guarda quanti cocchi. Coattissimi ragazzi, è mamma fatta mia. Loro sono i nuovi campioni della divisione tag team di SmackDown. Che monster. Sono molto fiero di loro due, sai. Li ho tifati fin dall'inizio di questa rivalità. Non credo sia giusto che dovresti essere GM buono, super partes, non sono d'accordo. Me lo so, io sono GM buono, super partes, ma fino a un certo. Fortunatamente entriamo in zona calda, Ah sì? Il mio secondo match è un match molto importante. L'unico match di stasera senza cintura in palio. Ah, questa è bella. È Shane McMahon, è Big E, ragazzi, e c'è in palio i 1.000 euro, il posto fisso, il full time di Shane McMahon. Il posto di lavoro di Shane McMahon. Se dovesse perdere, verrebbe licenziato da me in persona, logicamente, attraverso carte scritte da Gucci Boy, che esatto. Gestisce me, gestisce di conseguenza l'Authority, composta da Big E, TJP e Arturo. Perché non abbiamo lo slogan perché riguardo. È nero. Comunque, ci servivano gente che dà basse in faccia all'altra gente. Esatto. Ma vediamo le entrate, sempre grazie all'Eurospin in basso a destra. Intanto tendiamo a dimenticarci. Shane McMahon non scorda le sue origini. Se guardate, quelle sono quelli che scorrono sotto i banconote da un euro fino a che non si compongono. I 1.000 euro di stipendio. Ci balla sopra, se li gode fino all'ultimo, sa che se perdesse non arriverebbe al 28 del mese. Esatto. Stipendio. C'è in palio tutto quanto. Questa è la fine. Potrebbe essere la fine della carriera di Shane McMahon. E poi, secondo te, qualche lavoro potrebbe fare Shane McMahon dopo il lottatore? Beh, come ci suggerisce il nostro sponsor, abbiamo un posto libero a Ostia come cassiere presso Eurospin. Eurospin, la spesa intelligente. Grazie. Comunque ora vediamo. E guadagnerebbe comunque meno di quanto guadagna adesso. Certo, peraltro. Tra l'altro. È proprio questo il punto. Attenzione.
pizza Biggie. Yes it is. E l'entrata del suo avversario. Attenzione, è distrutto dalla rabbia Biggie. Biggie non vuole altro che finire la carriera del suo avversario. Vediamo qua che emula quanto fatto a Page da Xavier Woods, però lo fa con tristezza, lo fa con rabbia. C'è un odio viscerale fra i due. Come vedete, van verso ring molto convinto, con gestualità calme, seppur rabbiose per l'appunto. Non so cosa dire, nei suoi occhi vedo ira. È incredibile, ragazzi. Io non ho mai visto. Grigna i denti. Io non ho mai visto un Biggie così arrabbiato. E concentrato soprattutto. Sì, assolutamente. Non l'ho mai visto così concentrato. E guardate cosa fa. È impressionante. È una dimostrazione di come stringerà il nemico fra le sue mani. Esatto. E ora, ragazzi, una dimostrazione di come finirà il match. Mentre lui da dietro farà la sua big ending. Al povero Shane. Al povero Shane. Proprio così. Proprio così gli ha fatto. Proprio come ha fatto Page back in the days. Comunque, o come abbiamo visto anche solo nel promo. Esatto. Magnifico promo. Magnifico promo di Big E. Tornate a riguardarvi le vecchie puntate. Esatto. Vi se non le avete viste, se state ancora guardando, se no passate la marijuana. Senza aver visto le vecchie puntate, fatelo, perché tante cose che diciamo, probabilmente senza contesto, non vogliono dire un cazzo. È un singles match molto importante. Ricordiamo già che... vediamo Big E dietro a Shane O'Mac, che lo abbraccia fortissimo. Proprio come Xavier Woods con Page. Che sia l'inizio della fine? Sì, secondo me si deve tenere stretta quella maglietta che ha scritto 33 euro al giorno. Esatto. Shane, perché ricordiamo che in cassa integrazione non si prendono quei soldi, ne ha necessità, e intanto vediamo che lo stringe fra le sue cosce. Mamma. Poderosamente. Powerbomb così. Non so quanto può resistere. Ricordiamo che l'arbitro è dalla nostra parte, l'abbiamo istruito bene di contare il 3 per Shane solamente. Se stesse 8 secondi giù Biggie. Ecco, questa cosa io non sono d'accordo, visto che tu rompi tanto il cazzo che sono contento che abbiano vinto gli Usos. Tu devi essere super parte, sì o no? Vaffanculo. Perché SmackDown è la Land of Opportunities. Se uno se lo merita, lo fa. No, non come da voi che ci sono i raccomandati. Da noi è la Land of Raccomandatities. Comunque subito il shoulder block di Biggie. Azione, lo applaude, lo vuole in piedi. Lo prende in giro perché lui ha il posto fisso e l'altro è un determinato ed è fuori dalla Royal Rumble. Che ricordiamo, rivedremo più tardi stasera. Mamma mia, che fantastiche emozioni che ci aspettano. Che fantastiche emozioni soprattutto. Vedo degli unicorni passarmi davanti. È un match duro, non servono cinture, qui serve Triple H. Potrebbe entrare Triple H improvvisamente. Sarebbe il futuro del game. Pare online. Che siano stati tutti banditi dal ring, come ti dicevo prima. E allora non vedremo nessuno. E... è un 1v1, nel frattempo si è fatta mezzanotte. È un 1v1. Continua l'aggressione dura, cruda. Ruthless. Oserei dire ruthless. Tu sei the least. Esatto. Tanto come vediamo ancora è rotto lo screen. Sì, vabbè, ricordiamo che era tutto intero all'inizio. L'abbiamo trovato così quando siamo arrivati nell'arena. Che palle, eh? Sì, vabbè. Tu vedi tutto rovinato, tutto rotto. Vabbè, tutto... dai, con i soldi che ci facciamo qui. Attenzione, un cover. Uno. Non va. Dicevo, con i soldi. Disperazione, dicevo, con i soldi che ci faremo a Payback, probabilmente il prossimo pay-per-view sarà meglio. Tra l'altro, sai cosa mi piace di Payback? Cosa? Che sembri molto Page, che tra l'altro si è fatta Xavier Woods. Si è fatto Xavier Woods, tra l'altro. Fantastico. E anche un pochino Big E, probabilmente. Ma basta. Beh, sfidati, sono sicuro. Comunque Brad Maddox, che guarda dalla distanza, vuole vedere se può trovare un posto di lavoro proprio ora. Oh, che twistone, sarebbe il top. È presente, lo vado a scaricare adesso, cioè proprio. Esatto. In ogni caso, belly to belly suplex over the head, sopra la testa. Non e vorrei, ora non vorrei prova mai dirlo, la big ending. Non vorrei mai dirlo perché io tifo Shane O'Mac fortissimo in questo caso. Ma lo vedo malino. Ma c'è una bella reverse. Non riesce a effettuare la big ending, come abbiamo visto la provava durante l'entrata. Esatto. Con quei moti di rabbia assoluta, mia, eccessiva, anche un po'. Comunque dicevo, per quanto possa tifare ancora con questa mossa, la connessa! È la prima volta che la connette nella sua vita. Che sia la chiave di svolta. Ah beh, oramai allora credo in tutto, credo nei miracoli, credo nelle favole. Forza Shane O'Mac, rendici fieri. Non l'aveva mai fatta, poteva provare anche il pin, tanto era assurdo. Chiedo a te che sei general manager di Raw, cosa dovrebbe succedere nel caso... Oddio no. Oddio santo. Oddio no. Lo fa, Shane O'Mac lo fa, intanto primo piano sul cazzo di non Shane gliene O'Mac. Frega più niente, vuole solo i 1000 euro al mese. Solo i 1000 euro al mese. Gli straordinari. Attenzione. Pagati. Non farlo Shane! Boom! No. Cost to cost. No. È finita, ragazzi. No. Cost to cost. No. È finita. Hai presente la tua cintura di Britney Spears? Questa è falsa. Falsa. No. La cintura di Britney Spears lo copre. No. Lo copre. Allora. Uno, due. No. Dopo il cost to cost non riesci a schienarlo. Cazzo, nessuno esce dal cost to cost. Ma soprattutto nessuno esce dalla combinazione del pugno balletto gay.
e il costo. A questo punto o manca veramente poco per vincere, oppure non può più vincere. Non può più vincere. Prova la big ending. Comunque, no. Comunque ti stavo chiedendo, tu che sei il GM, cosa dovrebbe succedere nel caso Shane O'Mac riuscisse a portare a casa la vittoria in quel di Payback 2018? Beh, chiaramente noi non diamo un'opportunità a tutti, perciò sfiderebbe tutti i nostri lottatori in un handicap match. Solo che purtroppo per cause tecniche possiamo fare al massimo 3 contro 1, perciò 3 contro 1 ogni settimana fino a che non decide di rescindere lui il contratto. Che cazzo? Archeo no! Non va! Per qualche ragione non va Archeo. Attenzione, prova. One leg Boston Crab. Prova a avvicinarsi alle corde. Ma non riesce semplicemente a lanciarlo la reverse, via. Perfetto. E Shane è disperato, vuole mantenere alto il nome della sua famiglia. E vuole mantenere quei 1000 euro di stipendio mensili. Ricordiamo che in tal caso dovesse perdere Shane, riguarderebbe solo Triple H, la famiglia McMahon. Uno, due, Shane sta mettendo su un gran bel combattimento, se posso permettermi. Sì, però credo sia causato dalla disperazione. Big E non ha nulla da perdere, Big E fa parte dell'authority. Big E è raccomandato, Big E non si impegna, diciamo. Sa di vincere. Se perde, è sicuro della vittoria. Se perde, ha il diritto per un match del titolo minore, se vince per quello maggiore, mi sembra logico. Cazzo. Quindi potrebbe diventare il prossimo Padania Champion, mi stai dicendo? Beh, dal colore della pelle, ricordando Tony Iommi, direi sì. Aiutiamo la casa loro. Anche i neri ce l'hanno duro. Proprio lui. Che si scopo Page. Un'altra reverse di Shane O'Mac. Veramente no. Arm drag di Shane O'Mac che ora va per un DDT. Oh, l'ha aperto. Un sacco di sangue in quel DDT. L'ho sempre detto, se no c'è una rivalità. Attenzione, a sangue. Uno. Non va. Scorre il sangue cattivo, l'hai capita? XD. Comunque un sacco di sangue in quel di Eurospin Payback. Hai visto che ha fatto il gesto a qualcuno di venire? Che cosa vorrà dire? Che sia forse Triple H? Ma non può. Forse non ha capito le regole. E dunque scemo. Forse si è buggato. Può anche darsi. Shane prova con un pugno. Un altro pugno. Butta giù. Sì, sembra in controllo, ma non sono così confidente quanto lo sei tu. Serve un altro costo. Non può farlo. Vuole fare la Shooting Star Press, lo so. Lo conosco. Oddio, arriva. La fa. Eccola. Aia. L'ha fatta. E lo copre. È l'ultima arma. Non ne ha più. Due, tre. Shane O'Mac va a vincere. Shane O'Mac mantiene il posto di lavoro e i 1000 euro. Cosa sta succedendo? Ha dimostrato che non ce n'è per nessuno. Shane O'Mac non va da nessuna parte. Ma il capo dell'authority, Big E, non si fermerà qui. Big E. Oh, lo va a riprendere, attenzione. No, Shane O'Mac, perché? Perché vuole gli straordinari di Beccio. Ma non serviva. Vuole gli straordinari da aprire. No. No, Shane O'Mac, stai facendo troppo. Irish Whip sulle scale. No. Prenderemo dei provvedimenti. Non possiamo licenziarlo perché ha vinto il match, però prenderemo dei provvedimenti. Intanto ti lascio al tuo match, titolo mondiale di AS Roma Champions. Sono veramente contento per quello che è successo. Grande Shane O'Mac. Sì, ci saranno delle conseguenze e seguiterò nelle prossime settimane. Molto interessante. Andiamo tutto avanti. Molto interessante. Cosa mi parli? Bel match, cazzo. Voglio prendere l'altro. Cosa mi parli? Bel match, cazzo. Devi commentare Gia. Ah, AS Roma Heavyweight Championship, signore e signori. Xavier Woods. Molto confidente dalla faccia, evidentemente. Potrebbe che si sta spanzando le risate contro Francesco Cioci. Ma ti volevo chiedere perché in questa schermata è con la maglia della Roma, invece poi lotta sempre con la maglia pubblica. Hilary. Perché la maglietta porta fortuna. Quando vincerà il championship, l'AS Roma Championship, se lo vincerà, allora lotterà con la maglietta dell'AS Roma. Ricordiamo che noi non determiniamo un cazzo, tant'è vero che io volevo vincesse Big E, però il Padania Shield. A me sta andando bene. A parte il cambio di cintura delle donne. Lo so che ti dispiace. Cazzo, ti vedo un po' sofferente. Preferivo la Lynch, solo che va bene uguale. Non così disperato, ecco. Però. No, poteva andare peggio, poteva essere Nia Jax. Comunque. C'è James Ellsworth. Anche James Ellsworth. E James Ellsworth ha vinto, però. Vediamo il logo della Roma. Silenzio, mentre entra il capitano. Intanto volevo far prestare attenzione al nome di Peter. Al nome di Peter e Tupuan. E Tupuan. Perché se c'è Big S detto cassone, c'è Pupone.
vedo... che sia l'inizio di una stable, di un'alleanza tra l'S e Roma e Sus dotati. Sappiamo che c'è sempre molto molto di più di quello che si vede. Esatto. È convinto comunque. Secondo me Francesco, ha una... ha un'arma segreta. Ha un'arma segreta. Ha un'arma segreta. Si chiama Daniele De Rossi l'arma segreta. Potrebbe esserci il... come si dice? L'interferenza di Daniele De Rossi. Non credo, un match titolato, sai che si viene squalificato un casino, ma... lascia fare, non è quel che desidera alla fine. Pensi che gli abbia detto di non rompere il cazzo durante il suo match titolato? Glielo diceva spesso il campo, effettivamente, però ci penso. Comunque è entrato il pupone e adesso stiamo aspettando soltanto il campione dei pesi... dei pesi S Roma. Dei pesi S Roma. Il campione massimo del roster di SmackDown. Già sente caldo. Xavier Woods. E ci credo. Ringraziamo sempre l'Eurospin. Arriva Xavier fresco, fresco di trombata. Con la cintura. È la prima volta che si vede la S Roma Champions. L'hai obbligato quindi a portarla. L'ho obbligato io, l'ho obbligata a vincere. Che guardate con la trombata. Guardate quanto è euforico con la sua tromba. Tra l'altro posso mettere nei tag il suo trombone. Tra l'altro posso mettere nei tag del video Up Up Down Down, perché c'ha la maglietta di Up Up Down Down. No, pensavo perché potevo mettere tipo Xavier Woods tromba page. Perché tromba c'è Xavier Woods, c'è Xavier tromba, tromba c'è page. Fantastico. È molto felice essere il campione massimo del tuo roster, non della cintura. Ma non è fiero della cintura, probabilmente è laziale anche Xavier Woods. Un roster pieno di laziali, quello azzurro, giustamente. Che possa intervenire con Hawkins, chi lo sa. In ogni caso vediamo una danza spensierata, o forse piena di rabbia, che cosa ne possiamo sapere? No, è spensierata perché lui ha appena scopato, lui ha le palle vuote. Lo sentiamo. A lui non interessa più niente, lui ha trombato e sta da paura. E lo bacia. E bacia la tromba che chiama Paige, tra l'altro. Quella è la tromba che chiama Paigesca. E arriviamo alle presentazioni ufficiali di questo match. Dopo che si carica la schermata, wow. La cintura bellissima. Mi piace la cosa in rilievo. Hai visto? Trasparente, quella bella. L'hai vista? Quella trasparente, sì. Quella sì. Signore e signori, lo sfidante. From Er Colosseo. L'ottavo re di Roma. From Er Colosseo. Waiting, non mi ricordo quanto. Pesante, non mi ricordo quanto. Signore e signori, Er Pupone. Er Capitano. Francesco Totti. Francesco Totti. Un capitano. Ci sono un capitano. E intanto il campione. Ha scopato Page. Più volte. Più volte. E l'unico nero col cazzetto, a detta dei Totti. E apparentemente a porno anche con Manolas. È la S Roma Champion. Xavier Bosco. In italiano come si chiama? Saverio Legno. Gni. Legni, bravo. È felice di dar via la cintura. Gliene frega la cintura. Gliene frega dello status, non della cintura in sé. Esatto. E il pupone guarda. Invece la cintura è sua, è convinto. L'arbitro di Ro alza una cintura che non è solito non è alzare, sua. Ma dai, guarda quanto è bella, perché non me la incula nessuno? No, non mi piace, non mi piace la forma del ferro, del ferro. Del ferro? Del ferro, del ferro. Ah, mi piace. Queste... scrivete sotto se l'S Roma Championship vi piace e spiattiamo subito Francesco Totti. Ma fra un po' finalmente si vede il Padania Championship, che non cazzo. Si è ancora visto pure lui. Ma abbiamo aspettato, ma ne vale la pena. Lo spero, sinceramente lo spero. Intanto vediamo il primo dei due match per il titolo mondiale. Poi avremo la Royal Rumble, ricordiamo sempre. Match migliori, sempre, solo le cose migliori le potete vedere da noi. Continua l'attacco di Francesco Ciocino. Non va. Una ginocchiata dritta per la parte bassa dell'addome. Swing in neckbreaker. Continua l'attacco possente, nero, Andreg. Forte, duro. Andreg. Come sei bravo. Lo so. Sono diventato bravo, beh. Sì. Io ultimamente mi impappo un sacco. Chicken wing suplex. Ti sto piacendo. Chicken wing back suplex. Non vabbè. Ci sei quasi però. Vabbè, piano piano. Subire uno schieramento. Uno. Non va. Perché ho avuto la sensazione se stesse sanguinando Xavier Woods, ma sbagliando, me ne sono certo. Abbiamo visto tanto sangue durante questo payback, ma ancora è un po' presto per vedere Xavier Woods sanguinare. Un attacco di Xavier Woods. Neck breaker. Gli insulta la zia.
Continua l'attacco di Xavier Woods in un match molto molto serio, che continua a gridare a Francesco Totti di essersi scopato Page e di aver visto i porno di Manolas, ma attenzione, di aver fatto i porno con Manolas e Jacob. Ciò che l'ho fatto infuriare durante la puntata di SmackDown, esatto. Voglio dire, mica parliamo di poco. Andatevi a rivedere il loro promo per capire cosa è successo. Ma cosa significherebbe a tuo avviso se Totti non riuscisse a vincere il titolo che porta anche sui pantaloncini, sulla maglia? È il titolo vero e proprio. Secondo me, io ho parlato con Francesco, potrebbe lasciare una volta per tutto Roma. Oh, se non dovesse... Per andare a Lazio? No, se non dovesse vincere l'essere Roma Championship. From Naples, Italy. From Naples, Italy. From Bergamo, Italy. No, potrebbe forse mollare una volta per tutta Roma, ma non è... Non parliamo prima non ne tempo, parliamo. Sì, giustamente. Perché ha grandissime possibilità, Francesco. Continua l'attacco di Xavier Woods con la Jawbreaker, dopodiché va con un... Che cos'è quello? Lo so, però non mi vengono le parole. Andrag di nuovo di Francesco Cioci. È un calcetto. Deve portarlo sul ring, Francesco, non può vincere per count out. E deve usare i calcetti soprattutto. Esatto. I calcetti tremendi. Sono due pesi leggeri. Cazzo, possono... siamo a 6. Reverse di Xavier Woods. Oddio. Oddio. 7. Bravo, Xavier vuole vincere pulito. Vuole vincere pulito. Xavier pulito, Woods. Ma non come... Come il titolo di NXT. Di Page. Grazie, Xavier. No, quello di Brad Maddox ha il merito in realtà. Ma anche lui ha dato il suo, dai. Lui da sempre il suo. Come evitarlo? Come evitarlo? Madonna santa. Ora Carrana prova il pinfall. 1, 2. No. Perfetto, bravo Francesco Cioci. Sono un po' super partes questa volta. Potrebbe essere, sì, certamente. Intanto si vanta di non essere riuscito a schienare l'avversario. Non so, esatto, per quale ragione. Xavier Woods. Saverio Legni, attenzione. Ma Francesco Totti in controllo. Ginocchia. Roundhouse kick. Sì. E ora proverà la finisher. No, va bene. No, lo schienamento. Schiena. 1, 2. Minchia, ti immagini. Durava due minuti il disperato, ho pensato di nuovo ai porno di Manolas con Xavier Woods. Cerca di dimenticare. Attenzione, si però dimentica anche dell'avversario. Potrebbe essere il chi attaccherà per primo. Francesco Totti lo tiene. Snap Power Slam. L'intercetto, attenzione, prepara il gol al 90esimo. Dici sì. Se lo becca arriva. Potrebbe essere la fine. No, ha mancato. Però è ancora in controllo. Però Xavier Woods decide di guardarlo male per qualche secondo. Stun Gun. No, si stava tirando sui pantaloni. Stun Gun, pagina strappata direttamente dal libro di Raw. Francesco Totti sta studiando. Giustamente. Sta studiando Francesco Totti. Seguiteci solo sull'Alex UX Network. Dato gli esce dal culo, che è un'altra pagina è un'altra pagina di Raw. È un'altra pagina del libro di Xavier Woods. Andiamo logicamente con... Comunque. TKO. Bella. TKO potrebbe essere una bella chiusura, sai? No, va per la finish. Vuoi la Shining Wizard. Eccola qua. Pattao. Cazzo. Mi sa che devi salutare i tuoi sogni. No, Francesco. È vicino alle corde. È vicino alle corde. L'arbitro non lo vede. Dio salvata. Sì, Francesco. Sì, Francesco. Continua l'offensiva. No, viene riversato. Arm drag da parte di Francesco Totti. Ginocchio in faccia. Sappiamo che la sua arma forte sono le gambe. Sono le gambe. Allenata per tutta la vita. Attenzione, uno schienamento. Uno. Uno schieramento a caso, Francino. Schieramento a caso, Francino. La disperazione, ha avuto paura dopo quello Shining Wizard. Ovviamente il suo punto forte, come dicevi tu, sono le gambe. E i selfie anche. E i selfie. Come possiamo vedere dagli scarpini dorati apposta fatti per Francesco Totti. Edizione speciale. Esatto. Er Pupuan di nuovo in controllo. Super kick con i tacchetti. Si è poi dato un calciato basso tipo Tekken, però non è servito dettagli. Un cazzo. Non capisco cosa sta facendo Francesco. Deve attacca tutto quello che vede. Deve fare il gol al 90esimo. Deve fare il gol al 90esimo. Oh, attenzione. Un pugno. Lo senti? Non capisco. No. Le sta provando un po' tutte, sento io. Sì, deve riprovare il gol al 90esimo. Gli deve entrare questa volta. Se vuole avere possibilità concrete di vincere, sì, questo match. Sì, potrebbe essere la chiusura, ma. Per adesso è una cosa abbastanza. Cosa fa? Sì. Oddio, no. Oddio, ha preparato. Si sta preparando. Fa quella mossa assolutamente inutile sulla quale rolla sulla testa. Lo fa. E no, lo prende. No, ho sperato alla reversa. Ah, potrebbe essere la fine. No, lo tira su. Grandissimo, no. Francesco. Sgambettato, quante emozioni. Prepara il 90esimo. Prepara il gol al 90esimo, Francesco. Nose. Non va. Ah, per cut. Ah, la vedo male. La vedo male. Ah, un nuovo colpo. Bravo. Tiene il braccio stretto. Questo è Xavier Woods. Come Sarnbreaker.
Continua. Bene, Francesco, con questo sgambetto e di prepara nuovo. Il gol al 90esimo. Potrebbe uscirsene solo così perché sta venendo rovinato. E gol al 90esimo. E ora deve solo pregare. Schienalo subito. Prega Falcao. È fatta. 1, 2, 3. Francesco Totti S Roma Champion. Sì. Sento la team song risuonare. Sì. Uccelli volare nel cielo. Sì. Che c'entrano gli uccelli? Gli uccelli c'entrano Francesco sempre. Totti. Proprio come quando Xavier Woods c'entrò con l'uccello. Page. Sì, Francesco Totti S Roma Champion. Che storia magnifica. Che combatti. E per ora è il match più bello della carta. No, più rischiato a mio avviso. Più rischiato, rischiato e anche un po' più bello. Abbiamo visto un sacco di finisher. Il gol al 90esimo decisivo, come sempre, tra l'altro. Come sempre. E si sa, salvo recupero. Salvo recupero. Il gol al 90esimo. Non se ne esce. Non se ne esce. Vediamolo. E vediamolo vai. Prendere la cintura. Dai, Hilary. Lo ha fatto per Hilary. Lo ha fatto per Hilary. Non ci può credere, lei. È la cintura che ha sognato tutta la vita. È la cintura dedicata a lui. La alza al cielo con la sua maglietta 6 unica. E adesso può tornare a combattere con tutta la divisa della Roma. Beh, vedremo cosa ne penserà Danilo De Rossi. Prima. Ma prima, cosa c'è? C'è il mio di meno. Abbiamo il titolo padano. Fra l'invasore cazzo, e campione. Fra l'immigrato clandestino. Fai partire. Sì, aspetta. Come dicevo, c'è l'invasore, il campione, il gendarmale, il marocchino, il pakistano, quello che spaccia droga. L'immigrato clandestino. Che crea tutto il fumo delle nostre scenografie. Esatto. Quindi comunque distinguiamo dal punto di vista. Non è come gli Yoli Ukraine. Contro. Beh, l'onestissimo signore italiano. Il l'onesto, cittadino, l'onesto cittadino italiano. Assolutamente. Dire. E ora. Ora, quando tu vai in post-prod cazzo. E devi farmi l'entrata di Salvini. Cazzo. Voglio morire. Posso mettere una sola pizza? No. Le devo mettere tutte. Un cazzo. Che cazzo. Cioè, ma io. Tanto devi metterne già. Devi... Sai quante team sono devi mettere? Ma io te la faccio. Solo la Rumble sono 30 team song. Ma io te la faccio fare a te. Un cazzo. Ma sono 30 team song e da tipo 3 secondi di team song ciascuno. No, non proprio. Questi cazzi. Non proprio. Comunque, si va. Siamo pronti. Siamo pronti. Dopo questa chiacchiera in post-produzione. Tensione alta. The following contest. Dammi l'auricolare che voglio sentirmela tutta. Che puttana ti è. Esa, voglio vederla tutta. Non si è ancora vista l'entrata completa di nessuno dei due. Non si è ancora vista nel titolo padano. Sì, vabbè, io ho spinto. Ho paura di perderlo. Ok. Madonna, tacchino. Eccolo. Eccolo. Questo è lo sfidante Goldberg. Sì, lo stanziano quello di Goldberg. Cosa sta succedendo? Scusate. Probabilmente è andato a derubare delle cose dal Big Goldberg. Ma è lui? È Matteo Salvini. Cosa fa uscendo dalla spogliatoia di Goldberg? Qual è la realtà dei fatti? Cosa c'è fra lui e Goldberg? Io penso ci sia qualcosa di losco proprio. Che sia l'inizio di un nuovo tag team. Ah sì, tag team no, che però sia, che sia l'inizio di un'iniziazione di Goldberg. Attenzione, arriva con un cartello, cosa vuole dire? Belirimbo. Credo voglia dire Forza Padania. Il vero Twitter, tra l'altro. Esatto. Che succede? Finn Balor? Non capisco. Non capisco. La politica è forte in lui. E la voglia di Padania soprattutto. Continua a non capire. Quella dolce Padania. Continua a non capire perché Dio ci sia il tiriato di TJP. Però... facciamo finta di niente. Shhh, continua. Guarda quanto è bello. Guarda quanto è questo qua. Voneggia è sicuro. È sicuro. Invece intanto vedi sotto il verde Padania. Le pianure vicino al Po. Se stai attento. I boschi vicino al Po. Tra l'altro lui ha una capacità di cambiare team song, come avete visto, che è proprio. Vedi? Terroni c'è scritto. Dove? A sinistra in basso. Terroni se vi prendo. Terroni se vi prendo. Ma attenzione. C'è anche la team song di Jinder Mahal. Ma lo prende in giro. Oddio santo. Ah, allora la sfida è personale. Potrebbe essere. Guardate come lo deride. Potrebbe essere la chiave di volta. Ecco, lo deride, è impressionante. E ora vediamo il campione, ma soprattutto vediamo il titolo. Io sto morendo perché mi fa male la gola. Grazie, mi ammalerai anche questa volta tu. Guardate il sopra. Mamma mia. Arriva. Volevo farti vedere come la cintura sia simile alla giacca di Salvini. È fantastico. Anche i neri ce l'hanno duro.
con scritto sopra prima il nord, se la polenta non ha couscous. Se posso cose... permettermi, il vecchio Padania Champion era meglio. Preferivo il vecchio Padania Champion. Lo so, però questa cintura è prestigiosa. Questa cintura ha un sacco di storie, da Bossi, da Maroni, Calderoli, fino a qui Jinder Mahal. È una cintura che tutti desiderano, ma che solo Jinder Mahal possiede. Poi ci sta bene tutto quell'oro, il verde col suo abito, voglio dire. Perfetto. Ma sai con chi starebbe meglio? Già. Con Francesco Totti. No, proprio con Matteo Salvini. Che desidera tanto. Tra l'altro pensa che ridere se le Sis fossero domani, champion contro champion. Quindi questo giovane terrorista cercherà di non farsi esplodere subito. Che, ricordiamo, Jinder Mahal, indiano. Però anche pakistano. Anche i neri ce l'hanno duro. Perfetto. Sia la polenta, no, couscous, tra l'altro. Padania Championship. Presentali tu. Oddio, cosa sta facendo? È lui, è l'unico, si lecca le dita. È pronto a mettere fra le sue mani quel titolo che ha sempre sognato. No a matrimoni omosessuali. È lui, è Matteo Salvini. E si inchina. Fall'inchino, un po' come Shinsuke Nakamura. Un po', Ha fatto il segno di tre, tra l'altro. Potrebbe essere una pagina presa dal libro di Shinsuke Nakamura. Potrebbe. Presenta. Tanto vediamo il campione, un terrorista, è pakistano, spaccia droga, ma soprattutto il kebab migliore di tutto. È il responsabile dei nostri effetti fumogeni? Ma soprattutto è il Padania Champion. Ed è Jinder Mahal, the mother dei Padania Raja. Quel titolo lo vogliono tutti, quel titolo è ambizioso, quel titolo ora è fra le mani dell'arbitro. Non che ancora, ma adesso è fra le mani dell'arbitro. L'ha visto, l'ha guardato, è bellissimo. È il suo sogno. Quanta voglia. Ha veramente un bel colore quel Padania Championship. E lo alza in alto. Perché questo è il premio più grande di tutto il gioco. Non penso proprio. Muto. Vediamo gli steroidi già farsi spazio fra le vene di Jinder Mahal. Esatto. E si inizia il pre-main event. Abbiamo il main event tra i match normali. È underway. Bene così, subito, Salvini subito in controllo del una match. Proiezione con un pugno, subito, continua un altro pugno e poi belli suplex laterale, un pugno. Beh, Salvini può essere, Salvini sa essere un grandissimo picchiatore. Attenzione, Guardiamo il suo passato di cacciatore di clandestini, dove hai visto, mamma mia, una torsione innaturale, si è rotto di tutto il corpo di Salvini. Grande Salvini si è rotto. Attenzione. Ora, se Francesco Totti ha vinto il Roma Championship, la cosa ideale sarebbe Salvini vincere il Padania. Giustamente, anche perché i suoi compagni non sono riusciti nell'impresa, di conseguenza. Ti faccio la stessa domanda che feci tu per Francesco Ciocci. Cosa dovrebbe succedere se Matteo Salvini non riuscisse a ottenere il suo Padania Championship? Anche qua match 3 contro 1 fino a che non lo vince. Noto noi, con piacere che a Rose siete super partessissimo. Ma poi è bellissimo, gli handicap match sono così divertenti, non capite nulla. Mamma mia. Cosa sta facendo Salvini? Voleva vedere come si stava giù. Ah, ok. E per voleva giù, venire si dalla intende parte del giù popolo. Sotto il posto. Jinder Mahal. Ha provato a lanciarlo fuori dalla Royal Rumble, ma cosa non ci riesce. Cosa sta facendo Jinder? Attenzione, la dub. Vabbè, ma la sfida poco. No, vabbè, ma ora hai visto la reverse di Neckbreaker? Non l'hai colta, fantastico, bellissimo. Vedrò poi in post produzione. Ma gli ha dabbato in faccia. È vero. Proprio quando sta per attaccarlo. Questo è un affronto importante. Questo titolo vale veramente tanto. Non vale un verde acqua come il costume di Jinder. Forse vale un verde Padania come quello di Matteo. Come la giacca di Matteo Salvini. Attenzione. Gli mette il culo in faccia. E non va. Per fargli sentire gli odori della grande Padania, del Po. Della polenta che ha in mezzo alle palle Salvini. Che porta sempre con sé. Che porta sempre. E un pugno, nel cazzo. Si sa che la sua strategia è mirata. C'è chi colpisce la testa, chi le braccia, chi le gambe. Lui coglioni. Ricordiamo l'ultima volta che hanno incrociato i pugni Matteo Salvini e Jinder Mahal. Solo Jinder pugni Mahal sul cazzo. Ha sputato i testicoli. Quindi adesso Jinder Mahal non possiede più i genitali. Ed eccola un'altra volta. Vabbè, è andata. Già la special. Potrebbe essere, potrebbe essere già finita. Uno, due e tre. No, Jinder non ci sta un cazzo a perdere la cintura. Però io lo vedo malissimo. È la prima volta che vedo il campione in grossa difficoltà. Lo so. L'unico campione. Salvini è fomentato. Salvini se la sente. Salvini vuole. Salvini è esso stesso la Padania. Esatto. Shoulder block, shoulder tackle. Quindi ha bisogno di quel titolo.
Sì, assolutamente. Va con un Irish Whip contro il Turnbuckle. Per poi continuare con dei pugnetti giusto dove colpiscono gli steroidi di Jinder Mahal. Baseball punch. O'Brien. Ricordiamo. Oh no, di nuovo. La finisce. Ah. Lo sia. Puta coglioni. Sia Urco. Uno, due, tre. E niente. Cosa? Sta chiamando la Switching Music. Ma sta provando tutte le finisher special che c'ha. Le usa tutte insieme. Ma com'è possibile? Ma la bestia. Com'è possibile? No, ma è finita. Oddio, continua a glitcharsi. Oddio. Il braccio. Si è rotto. Si è rotto tutto. Jinder Mahal è andatissimo. Mai visto un match così? Neanche Shane McMahon ha vinto così pulito. Uno, due, tre. No! Jinder Mahal. Cosa hai fatto? Ah, vuole il riconteggio delle schede. Hai toccato qualcosa di questo match? Non posso. Cioè, ha fatto mille finisher una appresso all'altra. Com'è possibile? Vabbè che lo sta dilaniando. Oh mio Dio! Sembrava Sonic quando saltava. Solo che era verde. Questo è più del 450, eh. Tipo 520, una cagata simile, vabbè. 1080 P. Prova ad attaccare. La special di Jinder. Attenzione. Era special quella, eh. La prima volta che il campione copre lo sfidante. Neanche due. Cazzo. Signor Greggio. Signor Jinder. Prova per la calassa. Prepara la calassa. Tu mi insegni che dalla calassa non si esce. È finita, ragazzi, è finita. E la calassa entra? Ah, pare di sì. La calassa è entrata. Ed è chiusa. È finita. Jinder Mahal rimane il campione della patata. Non posso crederci. Dopo tutto questo, no. Due. No. Non va. Non ci sta un cazzo. Salvini con un moto. Non c'è un cazzo. Con un impeto di rabbia. Salvini non ci sta un cazzo a perdere così. Vuole perdere però tipo dopo un pugno e basta. Esatto. Continua l'attacco del campione Jinder Mahal. La ragione per la quale siamo qui a vedere questo match. Questa leva è stranissima. Ma c'è l'arbitro davanti che non ci fa vedere cosa sta dicendo. Grande Salvini. L'arbitro. Forse sta insultando Jinder forse Mahal. Forse sta dando le indicazioni per continuare il match. È predeterminato. Ringraziamo l'arbitro amico di il nostro chairman. L'innominato arbitro. Esatto. Continua a prendere il braccio. Vuole evidentemente romperlo. Tra l'altro poi dovremmo capire come si chiama questo no, arbitro. No, ma lui ha un nome ma non lo vuole dire. Non ce l'ha dato neanche quando ha fatto il contratto. Forse lo sa so, Big Boy, però non ho il coraggio di quindi chiedere. Quindi lo chiameremo lo straniero. In tutti i sensi. Esatto. Riprende il controllo finalmente Salvini, che pensava di averlo perso forse del tutto. Uno. Due. Solo due. Beh, se non c'è riuscito prima... C'è bisogno di uno spaccacoglioni. Uno c'è in bisogno più. Di un altro spaccacoglioni. Uno in più. E questo match è chiusissimo. Io lo so. Arriva, eh. Eccolo qua. L'abbiamo chiamato. Spaccacoglioni. Hai sentito? Quel rumore sapeva di titolo della Padania. No, non ci sta un cazzo. Cosa Salvini vuole... Oh no. Ancora. Non esagerare. Esagerato. No, okay. Esagerato. Se l'hai sentito. Un'altra calass. No. Neckbreaker. Sembrava. Jinder se la sente. Forse dovrebbe concentrarsi sul match. Il suo avversario è pericoloso. Molto pericoloso. Quanti pugni e le palle sono queste? Ma tra l'altro l'arbitro che non lo squalifica vuol dire che tutto sta funzionando molto bene. È tutto sotto controllo. Una nerve hold. Quella mossa, ripeto, che se famo alle elementari per dirci guarda come ti posso fare male con un solo dito. Esatto. Lo riprende Salvini, sembra in balia. No! Salvini dice di no. E Salvini va con una one legged Boston Crab. Ti deve lasciare Salvini, perché è subito Aaron Blake. Salvini forse ha un attimo giudicato male la distanza tra il suo avversario e le corde. Ma forse ha giudicato anche male le possibilità di Jinder Mahal, che si sta difendendo benissimo, soprattutto uscendo da molti pinfall. Attenzione, vertical suplex. Va di nuovo per la Shin. La Switching Music. Non ha portato bene prima, ma potrebbe sicuramente fare bene adesso. Pam! La fa. Boom. E ha aperto Jinder Mahal. Quanto sangue, manco la UFC. Fine. Potrebbe essere la fine. Lo per gira. Per il Modern Day, che babbaro. Uno, due e tre. E tre. No! Ma Salvini è disperato. Incredibile. Ma come lo tieni giù questo? Jinder non va giù in nessunissimo modo. Non lo so. Cosa è mancato. Un sacco di sangue in quel di payback. Di Eurospin payback. Non capisco cosa gli sia mancato qua per chiudere il match. Oh. Attenzione. Cosa è successo? Un abbraccio. No, è entrato in posizione di pompino, di powerbomb, come preferisci. Lo sta strusciando sulle corde. Ah, mossa sporca. Meno male che Salvini non ne fa di mossa sporca. Bomb.
Non so se hai visto gli entrati. Oddio, la Camel Clutch. Gli ricorda chi è il pakistano fra i due. Ah. Potrebbe essere la fine. No, no, la rompe subito. Minchia, un Salvini incredibile. Salvini oltre ogni aspettativa. Salvini man of the match. Ma no, vero man of the match credo sia Stangan. Logicamente Stangan. Siamo a Raw. Siamo in zona Raw. Però vabbè. Vuole andare con la Vuole 450. Volare. Vuole volare. No, forse con quella più esagerata. No, lo chiama su. Cosa non posso fare, saperlo. Non so aiutarti qua. Cosa vuole fare Salvini? È la mossa di Enzo Amore. Ma come? Ha fatto la DDT di Enzo Amore. Tranquillo, l'ha mancata anche lui. Ma perché? Deve solo schienarlo. Se vince così il match, ti prego. Da uno. Uno. Due. No, non va. Dopo 16 sarebbe finisher essere, boccia la mossa. Sarebbe potuto essere la fine del il match più bello di tutti. Sì, 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 assoluto. Ah, ancora. Gli gratta la. Gli fa i grattini. Neckbreaker. Ah, continua l'offensiva di Jinder. Ma Jinder ci pensa. No, si tocca Jinder la forse testa. Ha un po' di danni cerebrali. Oh, prepara un'altra Calas. Già. È finita. Già. Forse nessuno volta... esce due volte dalla Calas, Mattia. Oh, Salvini non c'è stato. Oh, you can't see me. Strappo una pagina dal libro di John Cena. Va ancora per la Switching Music. La Swishing Music. Abbiamo visto gente uscire da due, ma mai. Da tre to Sweet Shin Music. Eccola qua. Dopo tutti quei pugni sul cazzo. Ragazzi è finita. Complimenti a Jinder per però la resilienza. È troppo vicino alle corde. Ma l'arbitro non uno, lo vede. Uno, due e tre. Abbiamo un nuovo padagna cerebrale. È giusto così. Quanta fatica, quanto rischio, quanto Jinder mal. Complimenti a Jinder. Complimenti a Matteo soprattutto. Ha messo Salvini. Vabbè, però era veramente il favorito di questo match. Jinder è uscito da veramente un mare di finisher special. Complimenti. Un bellissimo combattimento. E vediamo qua una se lo gioca con quello tra Francesco Dotti e Xavier. Guarda quanti colpi sui coglioni che ha preso. Mamma mia. Dio. Quando si è buggato fortissimo. Quale delle 10 volte? Vediamo Matteo. E ce l'ha fatta. Dove sono le peaches? Dove sono le padanine? Non so se ha le padanine per quando vince. Ma è un warrior. Non ha le padanine. Sì, però guarda quanto è scatenato. Tutta la padania è con lui. E ora abbiamo un nuovo campione massimo del roster di Rocco. Esatto. Attenzione, Urco, guarda quanto flasha. Non so se glielo dato. Un sacco di cambi di cintura comunque la FIA. Un sacco di cambi di cintura. Non tutti, molto interessante. Lo butta per terra, già non gliene frega più niente. Che perché è pazzo. La Padania è lui. È Ultimate Warrior. È Ultimate Padania. Ultimate Padania. Guardalo. Se ne va via con il suo titolo. E siamo arrivati. Siamo arrivati. Ti consiglio di metterti la cuffia perché Urco, un classico. Ci sei rivista proprio. Beh. Ci siamo. Ecco il Royal Rumble match per signori, il titolo. Siamo arrivati al Royal Rumble match. Ci siamo spostati al Royal Rumble. 15 star per cada roster, 12 esatto. Già attive, una esatto. Siamo noi e due nuove entry che dichiareremo di chi sono. Due per roster. Quindi 4 in totali. Sì. Vediamo chi è la prima pick. Attenzione. Sono io! Sei entrato col numero uno! Sì. Come sei furbo! Ma non ho neanche l'entrata personalizzata! Pensa quanto ero sicuro che non mi capitasse l'uno! Vaffanculo! Immagini se esco io! Di 30 superstar! Giuro su Dio abbiamo fatto tutto casuale! Porca puttana! È tutto in casual, tranne le 30 superstar sono ma scelte! Ma vaffanculo! Vabbè, comunque sono sicuro di quello che sto facendo! Il mio obiettivo è solo uno, eliminare Mattia di Cultura Wrestling! Non ci arrivi! Guarda che tu esci per ultimo. Ma esci anche per terzo. Tu sei già stato inviato al secondo. Bastardo. Ce la posso fare. Sono sicuro. Quanto sei gaggio. Sono sicuro nei miei mezzi. Ma perché vieni con la tuta rapinatore esattamente? Perché doveva essere una maglietta modificata. Cioè per farti capire quanto io ero sicuro di non uscire per primo o per secondo. Non mi sono toccato le entrate e la maglietta. Tranquilli ragazzi, ci penso io. Porca puttana, pure qua. Sarebbe molto comico se uscisse. Porca puttana, perché... oltre che nel... Se esce... Non posso dirlo che in questo match... Cazzo. Non posso... No, non dico se esce che... lui. Lui con la V. Chi è? È lui! È un... È lui! È un... No, è un Outer of Zayn! Chi è? È un Outer of Akam. Zayn. È Akam. Sì, credo sia... È Akam. Perché l'altro Outer of Zayn c'ha la sua entrata. Però vestito così. Però vestito così.
E Akam, va bene. Akam, che ricordiamo, proveniente dal basso Veneto. Purtroppo non lo sentiremo parlare spesso perché sono solo bestemmie, non sarebbe neanche carino. Non si può fare su YouTube. Intanto il suo compagno è ancora a bere spritz. Esatto. Poi lo raggiungerà in futuro. Beh, vedremo se riuscirà a raggiungerlo prima di essere eliminato. Ricordiamo, uno e due hanno bassissime probabilità su questo videogioco. Vedremo quanto duri, più che altro. Vaffanculo. Questa è la vera domanda. Perché anche sullo universe, oltre che sulla carriera, dovevo partire per primo? E questa è sì, buono nella tua vita, sì, questo buono. È fondamentale, porca puttana. Tra l'altro, Akam, che ricordiamo essere anche una categoria di YouPorn. Akam. Akam. Quanta convinzione. Ma l'abbiamo messo che è per il titolo, sì. Assolutamente, sì. Sei sicuro? Sì. Sicuro, sicuro. Alla peggio glielo diamo dopo in post, però. Vabbè. Akam, con quegli occhi che gridano, non ci vedo. Esatto. Perché venire con la maschera delle Ninja Turtles? Chi lo sa? Cioè, quante probabilità c'erano che partivo per primo? Una su 30, direi. Quindi a Gardini un 3%, un poco di ero più. Ero così sicuro che non ho toccato un cazzo. E siamo parte partiti. Il match, è finito il match. E io sono già Lute Express. E quindi, niente. E niente, quindi c'è Akam degli Authors of Zane. Considera, non ho toccato neanche il moveset per quello che mi ricordo. Molto divertente. Cioè, io non sono un merda. Ti sta pistando fortissimo. Stai calmo, stai, mo recupero. Sì, tranquillo, ti elimino. Vai con la prima reverse. Ora arrivo io e ti elimino grazie al mio amico di Raw. Beh, no, uno SmackDown e sì. Raw sono d'accordo comunque. Sì, ha voglia. Chiaramente non sarà così più. Magari più. Volevo evitare che il general manager di SmackDown. Oh! No! Io vi assicuro che. Eliminato! Eliminato dalla ragione! Sì, ma ora lo. Elimino anche Sami. Non me ne frega un cazzo. No. Sono on fire. Non ci credo. Gli Authors of Zane. Ma manco fanno l'altro. Neanche se li scegli. Non succede. Abbiamo mai toccato niente, ragazzi. Abbiamo solo scelto le 30 persone. Abbiamo solo scelto le 30 persone. Authors of Zane. Porca. Aspetta, che ora esce un'altra di Raw. Prossimo. No. Sono finiti gli Authors of Zane. Ma mo ci stanno altri. Vediamo se uno SmackDown o Raw. Potrebbe dargli una mano. Ah, perché noi lo odiamo, esatto. Sì, potrebbe essere. Speriamo. Però vediamo se ha ancora un po' di cuore. Ah, cazzo, l'uppercut così. E no. infatti, si accanisce su no. Sami. È una questione un po' di roster per noi, ovviamente, per loro è solamente gloria personale, non esatto. C'è molto. Intanto, reverse DDT da parte. No, errore. Pessima scelta la tua. Pessima scelta. Non ragazzi, so cosa volesse dimostrare. È per farvi mostrare quanto sono sicuro di vincere. Oh, Fisherman Suplex. No, pacchetto. Pacchetto di nuovo, torna su di te. Kartokins, il laziale. Il laziese, sono eliminato. È finita. È finita. 5 numeri si è durato. Che palle, ma sono partito per primo. Sami Zayn vendica il suo compagno degli Authors of Zayn. Io a questo punto sono costretto a tifare per forza Kartokins. E niente. Però non è finita. Ciao, Kartokins. Sono costretto a tifare Kartokins nonostante sia laziese. Beh, avrai altri numeri in questa Rumble. Speriamo che non. Però ora siamo usciti più noi di Raw che di voi di SmackDown. Effettivamente se più mi escono alla fine. Attenzione, il mio primo pick. Signore e signori, sta entrando Rudency. Mi fai una veloce scheda tecnica di questo personaggio? Scheda tecnica di questo personaggio. Gli piacciono le capocciate, i pugnazzi, le canne e piscià sui muri nel ghetto suo. Ok, ma da dove viene? Viene dai Flaminio Mafia. Viene dal Flaminio. E insieme al suo compagno, che vedremo poi in futuro, il mio secondo pick sono i Flaminio Mafia. Quindi ci stai dando uno spoiler. Ci sto dando uno spoiler sul secondo PG che uscirà. E ha eliminato Zayn. Zayn ha fatto il suo e io gli voglio bene per questo aumento di stipendio. Un altro mio, The Great Khali, signori. Del quale ci eravamo scordati, onestamente. Esatto. C'erano cose più importanti. Che entra con la team. Per esempio, io primo pick. Sì, tra l'altro. Ma bellissimo. E gli Authors of Zayn 2-3. Fantastico. Guardalo. Ruden si vuole eliminare. Guarda, non so se adesso. Sami Zayn è rimasto lì perché spera ancora di vincere l'Euro Spin World Championship. Però. Esatto. Rudency ci tiene così tanto a vendicare il mio onore. E che picchia anche quelli della squadra. Essendo un grande romanista, vuole eliminare appunto Kartokins. Tra SmackDown è un Raw che in realtà è di parte per te. Esatto. Quindi per ora posso andare bene. Ma questo è il mio primo nuovo pick che ci siamo scordati fatalmente. Ci saranno numeri tutti a mano. Però è partito ottavo. Infatti non lo vedo bene, però conto nelle sue eliminazioni. Beh. Di solito corre al ring e stavolta è andato piano.
John Cena contro Kurt Hawkins potrebbe essere il match definitivo. E invece no, Rude MC intercetta Kurt Hawkins e lo sodomizza. Attenzione, The Great Khali contro John Cena, come bello 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 il 2007 2008. E parte subito? Prova a eliminarlo da solo, mi sembra subito irrealistico. John Cena, ti ho preso per questa Rumble principalmente, però. Più che bastardo. Perché c'è un overall. Attenzione, Rude MC ci prova, non va. Ho sacrificato Roman Reigns per te, che perciò. Figura di merda, John Rude MC. Tyler Breeze, questo tuo. È mio. Fa parte degli Homemade. Gli Homemade insieme. Insieme all'ex campione, all'ex oramai. Campione oramai, Xavier Woods e Paige. Oh, se solo potessimo vedere Paige, mamma mia che risate, peccato. Attenzione, Rude MC si sta accadendo su Kurt Hawkins. Attenzione, lo vuole fuori dalla running DDT di Great Khali, no, in vista. John Cena intercetta Rude MC, che sia l'inizio di un'alleanza. No, inizia a esserci una vera caciara sul ring. Lascia, ma siccome non è più gli anni scorsi, non ci stanno più solo 6 giocatori ma 8. Esatto, che storia. Perciò Royal Rumble diventa caciara di quella vera. Minchia, Kurt Hawkins viene sballottolato a destra e a sinistra. Ed è un membro dell'Authority. È R-Truth. R-Truth entra nel match e ovviamente cercherà di aiutare Raw, tranne che Triple H. Logicamente, perché Triple H, Kurt Hawkins ci saluta. E va subito su Triple H. E va subito su Triple H. L'amico di Shane McMahon. R-Truth. Sì, è giusto. Attenzione, Rude MC alza John Cena. E Rude MC contro John Cena. Ma potrebbe esserci un'altra eliminazione? Rude MC prova ad eliminare John Cena. Kurt Hawkins tra l'altro che perde, wow. Chi l'avrebbe mai detto? Attenzione! No. Siamo calmi. Rude MC continua a provarci. Don't touch my John non Cena. Ce la fa. Triple H elimina R-Truth. Ma arriva Brock merda. Ma ora è avvisato Tyler Breeze, perché è l'altro membro dei Fashion Vloggers. Tra l'altro vestito vagamente in maniera simile. Sì, è lì. Pronto per attaccare. Io conto molto su Braun Strowman. Purtroppo il nome è piuttosto basso. Io a questo punto posso contare soltanto su Rude MC. No ragazzi, siete entrambi ero. No ragazzi, no, vi voglio bene a voi. Io devo puntare solo su Rude MC a questo punto. Inizia a laggare il gioco. Sta facendo una signora Royal Rumble. No. Scherzavo. Brown. Scherzavo. Brown. Stop. Brown. Brown sta eliminando il tuo pupillo, John Cena. No, Brown è più pupillo, però voglio dire. Attenzione, l'hai eliminato. È andato. Ciao John Cena. Hai sentito il rumore di scalone? Sì. Adesso io dentro quindi ho soltanto Tyler Breeze e The Great Khali. Sì, è un pochino di in fondo anche un po' Triple H. Esatto. Però se vincesse improvvisamente potremmo ri... Ti immagini che Stallion diventa effettivamente o lui o non no, so. Mi dico niente, io non dico niente. Tanto ora vola via, eh. Guardalo, guardalo. Lui è andato. Guardalo, è via. Guarda The Great Khali che lo elimina così. Va bene così. Va bene. Giusto. Madonna. Giusto. Anche se del mio roster non doveva vincere. Accanniamoci su quello di Raw. SmackDown. Ma è mio. Merda. The Undertaker è mio. SmackDown però è in controllo, non ti voglio dire niente. Beh, 2-2 adesso. Hai visto? Madonna. Tornate indietro 10 secondi, guardate Triple H. No, lo metto in post-produzione, non ti preoccupare. Lo zoom. No, dai, che ma palle, subito? Sei appena entrato. Come fa? Sei appena entrato. Non può avere una finisher subito. È Undertaker. Che palle, Undertaker. Grazie, vaffanculo. Tyler. Culo. Ok, 1 contro 2. Ma interessante. Due super heavyweight. Anzi, 3 super heavyweight praticamente. Ora servirebbe Fandango. Sì. Per fare compagnia. E poi. E invece Akira Tozawa. È l'unico giapponese mio. Che non ho io, quello che è dirti. Mio. No, è non è neanche Genji Shimada. È double team su The Great Khali. Però Akira Tozawa lo vedo un po' in difficoltà. Quanto grossi voi due, però? E lo vedo un po' in difficoltà. Dai. Dai, Brown. Forse no, Akira. Non ce la fa, Brown. Niente. Non dai, Akira Tozawa, rendimi fiero. Dai, torniamo a Tozawa contro Undertaker, giustamente. Porca troia. Guarda quanto gli dà. Gli dà. Attenzione, Akira Tozawa. No, ci poteva stare. Lo vuole provare? No, si è buggato. Mamma mia, The Great Khali sta prendendo un sacco di botte da Braun Strowman. C'è un sacco di... È arrivato. I Fashion Bloggers sono... Devo smettere di chiamarle cose, io capito. Porca puttana. Attenzione, i Fashion Bloggers sono insieme. Ma quest'anno cos'è che c'era? No. Cosa che sia l'inizio della fine dei Fashion Bloggers. Lo dici per ogni coppia, non vale. Jawbreaker, ma io non riesco a seguirli. No, non pote... Io sto guardando Tozawa e The Great Khali contro The Undertaker. Brown, smetti di fare ciò che stai facendo. Brown. No, The Great Khali. No, The Great Khali, non eliminare Tozawa. Brown, stop. Non eliminare Tozawa. Guarda quanto è piccolino. Brown, siete amici. Siete i Fashion Bloggers. I fashion soprattutto. Sì. Eccomi. Sei entrato a metà. Dopo solo 14 pizze. Tanto fa ridere uno al primo e uno a metà. Brutto heel di merda che non sei sì, altro. No, ma non voglio vincere. Ok, ti ho eliminato, posso anche uscire. No, vaffanculo, io volevo eliminare te. Non mi hai eliminato tu, mi hai eliminato. Sami Zayn. No, non mi hai eliminato Sami Zayn. Sì. Cazzo. Sei vendicato.
te dico io. Bastardo. Ancora stanno lottando i fashion blogger, so. E per forza. Pensate a Dario fashion blogger, non fate cose. No, ma ci potrebbe essere anche l'eliminazione. Fandango, non no, Fandango vogliono no. Tutti diventare Eurospin Champion, ragazzi. Lo so, però... DJP, un altro dell'Authority, potrebbe L'Authority. Essere... Potrebbe essere... Non ci mancherebbe solo Big E, però... Cazzo, ma Big E lo ha combattuto prima. Big E... Oh, cosa stai facendo? Oh, Undertaker è fuori. Undertaker sta andarsene da solo, però. Undertaker è fuori. Di sua spontanea volontà. E i due Cruiserweight giustamente si prendono a pizza fra di loro. Nel frattempo The Great Khali si ferma un attimo. Mi sembrava che avessero capito che devono collaborare. No. I fashion bloggers. Non colpire me, no. Brown, io ti amo. Sono in 2, 4. Brown e mi ha finiscerato Brown, aspetta. 4, 6, 7 sul ring. Mi ha finiscerato Brown. Cazzo. Non l'ho visto. Vabbè, poi lo vedrò in post produzione. Attenzione, il tuo secondo pick. È il mio secondo pick. Te l'ho detto, abbiamo parlato a caffè. È stato molto importante. Brown solo, ma ne eliminati Jamie. Non è Samoa Joe. È Napoli Joe. Chi è che ha eliminato Brown Strowman? TJP. L'Authority. Cosa succede, pantologia di Napoli Joe? Dimmi che lo stai registrando. Ovviamente. Ha un pene gigante. Che storia. Cosa succede? È fantastico. Vi prego, eliminate Napoli Joe. Vi prego. Dà fastidio. Comunque la maglia di insegne sono un genio. Io l'ho creato manualmente. Scaricatelo. È un'ottima idea. Ovviamente intanto anche, butto fuori Kiratozawa, no. Ovviamente anche Matt Drake si può scaricare. E metterò a scaricare anche la versione finale di Alex Wex. Nel caso qualcuno tanto i pantaloncini di Joe glitchano con l'anima. Madonna santa, sta laggando. Vorrei molto cosa. Oh. Fuori. Fuori due. Fuori The Great Khali. No. Sono tutti miei? Sono tutti miei. No, Akira Tozawa è mio. Ah no, ok. Cazzo. Cazzo. Vai Akira, non ci stai un cazzo. Eliminalo tu. Guarda, però Samoa Joe con quello spinotto. Porca puttana, è un pene gigante. Questo gioco non glitcha mai. Akira Tozawa prova ad eliminare il general manager di Raw. Basta ridere. Lascia fare. Ancora mio. Tuo. Che no, cazzo. Sono tutti miei. No. Forza Kira. Ma è buono per te, vuol dire che i tuoi sono le ultime pick. Certo. No, l'ha preso Braun Strowman, è finito. Goldust, ricordiamo che ha avuto un aumento salariale dopo che ha eliminato Triple H dall'Elimination Chamber di settimana scorsa. Mamma mia, Kira Tozawa è un guerriero. È un guerriero Kira Tozawa. Kira Tozawa è l'unico. Napoli Joe elimina Fandango nel frattempo. ma perché? Perché Kira Tozawa si è fissato con Braun Strowman? Pessima scelta, dici. Esatto. Ma attenzione. No. Recupera. Ragazzi, se Napoli Joe mi diventa Eurospin Champion, io piango. Direttamente. Che cosa succede? C'è stato un terremoto. No. Dai, Akira Tozawa, per favore, Akira, per favore. Non l'ha fatto. Merda. Dobbiamo ripigliarci tutto. Kill che è nostro. Ragazzi, tutto. Kill che è nostro. Lascia fa. Guarda come gli svita la capoccia. Lascia perdere. Dove va, Akira? No, sta pregando Gesù Cristo, credo. Oddio. Napoli Joe sta venendo punito da The Undertaker, che ha visto Akira Tozawa. Chi è quello che è dentro da più tempo? Credo Braun Strowman. Sì, Strowman. Strowman, poi Undertaker, poi Tozawa. Poi tu. Tra l'altro. Glow Arambe! Finalmente lo vediamo in azione. Esatto. Il McDonald's c'è. No, cosa ho fatto? Hai eliminato con un super kick Napoli Joe. Guarda che bello! Ti sei perso l'eliminazione di Akira Tozawa su Undertaker. È eliminato Undertaker, che io lo ero troppo occupato a vedere Glow Arambe che arrivava. Guarda che roba. È eliminato. E niente, va bene così. Beh, è quasi invisibile, voglio dire. Porca puttana, troppo visibile che... Sai che mi dà fastidio. Talmente io. Visibile potete, che... Da ora in poi potete anche solo ascoltarlo al match. Esatto. Vi avvisiamo noi. Attenzione, potrebbe esserci l'eliminazione da parte di Glow Arambe per Braun Strowman. No. Genji Shimada, un altro dei miei. Ricordiamo Genji Ganja. The Show direttamente da Overwatch è entrato. Che possa dare una mano al roster. Vabbè, ma in quanto è giapponese l'hanno dovuto fare giallo fisicamente. Perché certo, sì. Backflip a lui. Senza ragione particolare. È arrivato. Prende Goldust. Potrebbe essere un'eliminazione. Dai, Brown è il suo completo nuovo. Secondo me fanno faville. Sì, ma è contro Glow Arambe. Ma cioè, se vince tipo col numero 9. Non è mica contro l'ultimo stronzo. Cioè, se vince tipo col numero 9. Io ti avevo detto che Braun Strowman ha un grandissimo potenziale per questa Royal Rumble. Parlando di potenziali, Xavier Woods. Quando mi sei il suo potenziale dentro. Adesso entra Page. Glow Arambe, Fisherman. Se solo potessi. Ciao, ti ha eliminato. Non è vero. No Way Jose, un altro dei miei. Ora si stai rimpolpando un po' le fila. Tra l'altro No Way Jose è chiaramente il DJ dei Flaminio Mafia in School of Rap. Non so se ve lo ricordate, breve frame del DJ. Breve frame di School of Rap. School of Rap.
si accaniscono tutti su Glow Arambe. No, non è vero. Guarda su Strowman, vedi? Strowman ha anche un po' rotto il cazzo. È che Brown. Se la prende con Glow Arambe. Lo vedo malissimo Strowman, dentro da troppo. Dentro da tre quarti d'ora sarebbe anche il cazzo di momento che se ne va a fare. Sì, ma se lo eliminano Way Jose, famo seduto. Dai cazzo, no way. Mamma mia, Glow Arambe ti uccide. Ma è l'ultimo membro dell'Authority. Ma che c'entra Big E? Ha avuto un match. Si è autoinserito in questo match. Io non ho nulla da contro. Ma che cazzo. Magari è la serata buona. Non ha fatto quello. Dai, oh no. Sì, Glow Arambe ti ha eliminato faccia di durato più di te. Sette numeri tu. Che cazzo. Ma io sono partito per uno. Primo, brutto stronzo. Io ero 1v1, 1v2 anzi, perché eliminazione di Big E, Chi ha eliminato? Non ho visto. Non vedo perché c'è Glow Arambe davanti. Ah, Goldust. Goldust. Me l'ero perso anch'io. Ma chi razzavo quando è che è stato eliminato? AJ Styles, un altro dei miei. Adesso dentro ci sono soltanto Big E e Braun Strowman per te. Gli altri sono tutti miei. Sì, che logicamente si colpiscono fra di loro, esatto, perché sono non furbi. Non capisco per quale motivo, però vabbè. A questo punto io sono solo curioso di vedere chi sarà il vincitore della Rumble. Voglio vedermi se vince Strowman con che numero. Cioè non può fare tipo 20 deve numeri. Deve vincere Glow Arambe. In questo videogioco non si può. Se ciao. Che sta per essere eliminato da Genji Shima. Non è vero. Ciao Stro. È andato. Attenzione, AJ Styles prova di eliminare. Sì, ciao. L'ha eliminato. È andato. L'ha eliminato. Non aspetta. Si sa. Aspetta. Ora arriva. Cioè, attenzione. Nel frattempo no way use. No use. L'Authority. Ma sai che Strowman è tornato. Bro. E ha aperto AJ Styles. No, hai aperto il tuo amico giapponese. Genji Shimada. Ganja. Ma perché sta lottando contro Glow Arambe? Perché Glow Arambe non sta focussando Big E soprattutto? Glow Arambe sta rovinando questo. Ha rovinato questo paese. Questo scrivilo, per favore scrivilo. No. Glow Arambe next Big thing. Esatto. Prossimo feud importante, Glow Arambe. Sta laggando tutto. Ci credo, solo per caricare Glow Arambe. Ma lui è il problema. Ciao Styles. Cazzo. Styles 22, lui tipo 9. Porca puttana, Braun Strowman aperto. Braun Strowman aperto da No Way Jose. Poi ricontrolleremo anche il numero di entrata, ma. Porca troia. A questo punto anch'io tifo Strowman. Cosa sì? Glow Arambe ha eliminato qualcuno. Non sì. Ho visto chi, ma Kenji qualcuno. Tuo amico. Cazzo, Ganja. G-Max, il secondo membro dei Flaminio Mafia. Eccolo. Quello più noto, diciamo, al grande pubblico. G-Max ha anche recitato in tanti cinepanettoni, lo vediamo. Ma perché c'hanno i numeri sulle schiene esattamente? Non lo so, me la sono sentita di mettergli le magliette come da calcio. Quindi. Perché? Non lo so. Glow Arambe subito prende. Questi due personaggi creati devono essere eliminati prima che il gioco si rallenti. Madonna, la PlayStation finisce blocca sulla, tutto. Sulla luna direttamente. Cimax, non voglio se. Oh, backstabber. Madonna, mi sono flippato. Madonna mia. Sta andando meglio, però. Si sta. Cartangle del 2006. È mio. È il tuo. È mio. Doveva difendere la cintura. Oh, però no. Strowman eliminato da Way Jose. Peccato. È durato veramente più di tipo 15 minuti. Vero protagonista di questa Rumble. Allora, Angle doveva difendere il titolo stasera. Purtroppo per motivi di card lo farà domani sera Raw. Perciò entra in questa Rumble per diventare un double champion. L'unico double champion possibile. No, ciao. Non è vero, ciao. Big E lo elimina. C'è un double team su Cimax. Ha fatto valere la sua authority. Vaffanculo. Attenzione, Big E focussato da Big E è la mia grossissima pick. Cazzo. Enorme pick. Cimax fa vedere. Si fa valere e apre No Way Jose. È tuo. Teddy Ling è mio. Il 10 perfetto. Io sono ancora sicuro di averne almeno uno. Sì, almeno uno. Attenzione! Cimax elimina No Way Jose. Che possa diventare lui il nuovo. Eurospin Champion. Sarebbe comico, guarda. Glow Arambe apre Big E. Ti stiamo aprendo come cocomeri. Lo so, ma devo avere ancora qualcuno, lo so. E comunque credo ancora in B, anche se è entrato con un numero piuttosto brutto, ma è entrato con, credo, tipo il 19, una cosa simile, però credo ancora in lui. Nel frattempo Glow Arambe rutola. Sì. Attenzione, Cimax potrebbe eliminare Big E. Potrebbe essere il momento. Dai, Cimax. Kofi Kingston, è tuo. È tuo o no? È tuo. Credo. Ma sei sicuro? È tuo. Credo. E se dovesse sì, invece... è tuo, perché ha fatto il tag team match con Arambe, me lo ricordo ancora. Cazzo, è vero. Lo so, non te lo ricordi perché era solo in Giappone, col esatto. Commento giapponese nostro. Purtroppo non l'abbiamo potuto vedere. Double punch, bellissimo. Il commento giapponese nostro. Sì. Cose che vi perdete, lo so. Che troia. Dateci soldi li vedete. Ragazzi, cioè. Ci mazzo rimane dentro. Ma mamma mia, Glow Arambe. Io ne ho solo uno da tipo 20 minuti. Oh, per la big ending per Cimax. Sì.
Cattengo Zenduino è sempre mio. Tuo Big Ending su Cimaz è finita per anziché lui. Eliminarli lui fa e finisce assolutamente. Ecco Cartangle del 2001 che tra l'altro è tornato dopo aver riacquistato i capelli, volevo farti notare. No, anche si è messo un parrucchino. Ah, ok. Ma potrebbe essere eliminato C-Max da Big E? Le speriamo a questo punto, perché Big E devi fare valere la sua authority. Cazzo, no dai, no dai. Forza C-Max. Lo vedo bene, dai così. Forza C-Max. Dai così. Ce l'hai. Che numero siamo, 28? Mi sembra di sì. Lo scopriamo fra un attimo. Intanto G-Max si libera. Si è liberato, perfetto. Vediamo Ty Dillinger. No. Shane McMahon è tornato. Col 29. Col 20. Che possa diventare lui e lo Spin Champion. No, diventare... tu capisci che esiste. Cioè, da passare ad essere tanto così al licenziamento, tanto a così. A diventare campione. E quindi licenziabile per un anno. No, mamma no. mia. Tifo Shane McMahon. Ed fortissimo. È ancora però nel mio roster. Anche sarebbe comunque se, una vittoria in qualche modo. Anche se dirò io tifo Shane McMahon. In qualche me modo ne sbatto il cazzo. Sarebbe una vittoria in qualche modo. Nel frattempo Gloria Rambe che forse no, non elimina Kurt Angle di un fischio. Ma se uno vince il Money in the Bank poi può battergli il... No, sto cazzo. Oddio. Non credo. De Rossi numero 30. Danielino De Rossi numero 30. Quindi in questo momento tu hai soltanto che... due persone dentro. E tu 16 non... E uno non vuoi che vinca. Tra l'altro De Rossi. E uno che non vuoi che vinca e l'altro è morto. Esatto. Quindi... paradossalmente let's go Big E, let's go. Quindi paradossalmente potrebbe diventare tu eliminato prima l'Eurospin Champion potrebbe arrivare a SmackDown. Io sono partito per primo, tu per quindicesimo, quindi silenzio. Sono durato più tempo e più numeri, muto. G-Max combatte come un leone. Gloria Rambe e G-Max bloccano tutto quanto, però attenzione, Gloria Rambe potrebbe eliminare Kofi Kingston. Dobbiamo fare un po' di sfollamento. Questo è poco ma sicuro. Mamma mia, i 30 numeri gente. Sono stati rivelati. Ma sai che me ne ero scordato di De Rossi? No, grande. Anch'io. Pensa quanto poco è stato rilevante questo mese. Dai prima del... Bravo. Cazzo no. Bravo G-Max. Shane. Non posso dirti cose buone però hai fatto il giusto. Ma cosa succederebbe se Francesco Totti S Roma Champion e Daniele De Rossi Eurospin Champion? Che tag team della Madonna sarebbero? E poi si va dritti. De Rossi con un super kick Gloria Rambe. Non va. Aspetta. Forse sì. No, no. Merda. No, Big E cosa sa? Big E? Dai, forza Kurt Angle. Big E? Forza Kurt Angle. Forza Kurt. Non va. Dentro ancora. Non ce la fa. Big E è quello che è dentro da più tempo. Cazzo. Sarebbe anche arrivato la cazzo di ora. Gloria Rambe eliminato da Kofi Kingston. No, va bene. Meglio così. Guarda come si dice. Meglio così, guarda com'è tutto più fluido. Guarda dove va Big E. C'è il feud. Mica è scemo. C'è il feud. Mica si è scordato aver perso 5 minuti fa. Più o meno, mezz'ora. Andrà per la Sangan? No. No. No, Daniele De Rossi sta per essere eliminato dal 10 perfetto Ty Dillinger. Ma il 10 perfetto? Che sia l'inizio della nuova rivalità. Con l'altro 10 perfetto. Falso 10 perfetto. Guarda gli ex compagni di Kofi. Cosa sta facendo Kurt Angle? No Kofi no. Dai Kofi. Bravo, no, si è scordato. Si è rotto. Scordato. È un casino. Minchia, se vince Big E ti sveglio la famiglia. Zitto. Let's go Tori T.E. Catroia. Dai Danielino. Forza Danielino. Fai vedere che non devi vivere nell'ombra di Francesco Cioci. Come quella volta che ho conosciuto Daniele De Rossi all'Eurospin. Ho appena scoperto di avere un pelo nell'orecchio. Grazie, è molto interessante. Con questa era un match angle, necessario. Angle Slam. No, sì, ciao Angle Slam. È belly to belly. No, belly to back. Suplex. Neanche. Non è neanche questo. Vabbè. Perché belly to back è il German suplex. Aia cazzo. Dai Danielino cazzo su. Sono rimasti solo in 6, giusto? Sì. Sì, e sono due. Si è tolto le bretelle! Le bretelle! Come? Power up! Come? C'è un modo. È appena diventato invincibile. Sì. E ora gli fa. Ha gli mostrato le tette. Ha mostrato i copiosi capezzoli. No! No! Danielino eliminato! Non ci credo. Vincete Shane si fa eliminare per ultimo la vincete voi chiaramente. Mi sborro per terra. e poi inciampo sulla mia vincete voi chiaramente, cazzo. Shane ultimo eliminato da Big E. Non ce n'ho più neanche uno di interessante. Big E è dentro da oltre 10 numeri. Porca troia. Più di Braun Strowman, eh? No, più di Braun Strowman no. Forse come tempo, ma non ancora. Madonna. Guarda, non ancora. Forse forza, come tempo, ragazzi. Non come numeri. Siamo due. Non farlo. Tre. Porca puttana, 2 contro 2. 2 contro 2. Volevi io c'ho i due peggiori dentro. E tu c'hai due che uno non vuoi che vinca. Due che stanno facendo il feud. Lo so, ma ripeto, è male minore. Non possiamo lasciarlo a SmackDown questo titolo.
Sì! No! Sì! Kurt Angle elimina Big E. Brutti stronzi, dovete concentrarvi su, dovete concentrarvi su Shane O'Mac. E ora rimane solo il male minore. Insomma, insomma, lo volevi licenziare prima dell'inizio di questa puntata. Lo so, ma deve portarci il titolo. Non l'eliminare. Kofi, no! Mamma mia, meno male. Io voglio che double teamano su Shane O'Mac. Cosa dovrebbe cosa succederebbe se Shane O'Mac portasse a casa il titolo dell'Eurospin? Vedremo il da farsi. Dio mio, vi prego ragazzi, vi prego, portate a SmackDown questo titolo. Non me ne frega niente se siete due che non si è cagato nessuno per l'ultimo mese. Vi prego. Potrebbe essere una chance anche questa. Esatto. Lo vogliono appunto per entrare a far parte dell'Olimpo. Shane è tipo morto da due match. Sì, e nel frattempo loro due si stanno picchiando fra di loro, non so perché. Oh, Shane O'Mac vuole della... No. L'ha intercettato. No, come esatto. No, eccoli, no, no, double no. Team, no, no, è no, fatta, no, no. È fatta. No, no, no. No, no, Shane. Shane, dai, mi fai schifo al cazzo, ma sei il minore dei mali. Shane, dai, no. Dai, Kurt. Shane, no. Forza, Kurt, porta il titolo a SmackDown, cazzo. E niente. Vai, pugno da face. Ma vabbè. Perché c'è il logo di WrestleMania? Lascia fare, chi lascia fare. Sa? L'abbiamo appeso 5 minuti fa, lascia fare. Sul signore. Come, un po' come l'Elimination Chamber l'altra settimana, sì. Bellissimo. Fantastico. Wow. Ma io vi vedo il double team. Però poi pensano a loro dopo che double team. Cazzo. Bello. Kofi Kingston aperto. 1v1, no cheat, no scope. No cheat. Sarebbe fantastico. No items. Final Destination. 5D. 5D. Quanta tensione nell'aria però. Porca troia, se vince Shane O'Mac. Aia. Diventa aia. Ma cosa è successo? Non doveva andare così. Per niente. Uno eliminato l'altro, scegli però. Però va bene, zitti tutti, zitti tutti. Sei un bastardo, l'hai glitchato. Non ho glitchato niente. Il prossimo è seguito. Devi fare... No? No, non devo fare niente. Okay. Shane si riprende. Madonna mia, madonna. Shane, stai fuori dal cazzo. Shane, lascia che gli altri si sbrighino le cose. E questo poteva essere un colpo, eh. Kofi Kingston lo vedo provato. Tutti sono provati qua, eh. Madonna mia. Attenzione, Shane O'Mac. Fist drop. Anche chiamato Shane O'Mac contro Kurt Angle. Cose che nelle migliori series. Nelle migliori series. Oh, attenzione. Oh, ti prego. No! 1v1! No! No cheat, mate! No cheat! No! Uno Raw, uno SmackDown. Non ci posso credere. Sono porca puttana, ce l'ho duro. Chi l'avrebbe mai detto? Ti insulto la zia 8 mesi. Se vince SmackDown. Cosa sta facendo? Si è appollaiato. Sembra un... Si è scordato di che match sta giocando. È un cormorano. Però ora salta, prende il Kurt Angle e perde. Twistone. In un proprio gioco si poteva. Proprio per... come si dice? Come smacco al tuo roster. Sta facendo, si autoelimina. Sta facendo un po' la storia di Kevin Owens e Sami Zayn. Aspetta. Il logo Euro Spinner compare in basso mentre si rialza giù. Aspettava solo questo. Però c'è il bonus Kofi Kingston. Oh oh, la rifà. No, è finita. È finita, cazzo, Shane O'Mac che vince. Che rischi inutili che si prende, porca vacca. Cosa sta facendo? DDT, vuole distruggere, vuole far vedere a tutti che è lui il migliore. Ma vaffanculo, Dai, Kofi, porta il titolo a SmackDown. Porta il titolo a SmackDown, fai capire a queste persone che siamo noi i migliori. Sai che storia? Fatta. È fatta. È fatta. Forza Kofi. Se ce la finisher è fatta, sì. Forza Kofi. Non ce l'ha. Però forza Kofi. Dai Kofi. Sanguinante Kofi, tra l'altro. Chi lascia fare, vedere? Lascia fare. Lascia fare. Oh, dai. È fuori. Dai. È fuori, fuori, fuori. Oh, no, no. Dai. Dai, Kofi. È traballantissimo. Non va. Cazzo. 1v1. No shit, mate. No shit. Bastardo. Ma si. Ma ha fatto morti. Due match, sto povero Cristiano. Cioè, povero no. Appunto, cazzo. Ha fatto due match ed è alla finale della Royal Rumble. Che cazzo. Esatto, io lo licenzierei. Peccato che non potrei entrare a casa. No. Reverso, bravissimo Kofi. Non servono questi pugnazzi. Ne hanno eliminati 30 abbastanza veloci, ma gli ultimi tre. Mamma mia. Al cardiopalma. Ecco. Sì. L'Eurospin Championship arriva a SmackDown. Sei deluso di nuovo, Shane. Sei proprio una caccola mischiata gamma. Lo voglio vedere alzare il titolo. Facciamo le shooting star press di DDT peggio della vita. Quando possiamo andare a vincere. Ma vaffanculo, Shane. Tutti. Tira su il titolo, Kofi. No,
appunto avresti il meglio. No, dai. Talmente genio. No, dai. Sì. Ma perché, Kofi? Dai, hai vinto il titolo. Che cazzo deve fare di WrestleMania? No, io lo volevo andare, però lui si è fissato. Si è fissato che vuole andare a WrestleMania, ormai. Che cazzo. Però ci andrà a WrestleMania perché è Eurospin Champion. Però non lo può difendere. Appunto. Però ce l'ha perché è campione. Fisicamente ce lo porta. Tu lo sai questo? Tu lo sai questo che cosa vuol dire? Troppe cose. Che adesso Kofi Kingston lo vedremo più volte a SmackDown e dovrà fare, dovrà assolutamente fare un promo il prossimo live show. Hey niggas, non me lo posso dire in ogni caso. Comunque, questo è stato bene. Quanto divertimento è stato Eurospin Payback. Quanto mal purtroppo non abbiamo avuto GM contro GM per questioni di c'è la series, ci sono le series per quello. Porca puttana, ci arriveremo. Mattia, porca troia, quante possibilità c'erano che partivo per primo. Quante possibilità c'erano che il 2 e il 3 erano gli Outers of Zero. Bellissimo. Fantastico. Comunque, signori e signori, dopo questa puntata enorme, questo pay-per-view, abbiamo un nuovo Aerospin Champion. E Aero, tante domande a cui daremo risposta. Tantissimi forse. Cambi di cinture, ma il più importante, il nuovo Aerospin Champion è del roster di SmackDown. E ora per un mese, per un anno, non ne parleremo per un mai anno più. Non ne parleremo mai più, però lo vedremo più spesso ultimamente. Sì, ultimamente. Vedremo. Gli dovremmo dare più spazio qua. In ogni caso, io sono stato Matteo Schumacher di Cultura Wrestling. E io, Alex Panetto. Mischi mi con pan bauletto.